Benvenuti a questo secondo appuntamento del seminario Antropopoteri. Io prima di iniziare, di introdurre l'incontro di oggi, ricordo ai borsisti di formazione l'incontro di venerdì mattina alle ore 10 per discutere delle relazioni che sono state presentate durante questa settimana e che verranno presentate oggi, domani e dopodomani. Per tutti, aperto a tutti. Quindi venerdì mattina alle 10 qui in istituto ci sarà questo seminario interno di discussione sulle relazioni che avete sentito questa settimana. Oggi, l'incontro di oggi si intitola Homo homini homo, Carl Schmitt e la trascendenza del potere, espressione che dà il titolo all'incontro odierno è ripresa da un testo che era stato concepito come un dialogo, una conversazione radiofonica che si tenne nel 1954 dallo stesso Schmitt, il quale in quel testo che è stato poi tradotto nel 2005 per il Melangolo, mi sembra poi più recentemente per Adelphi, registrava, diciamo così, l'avvenuta emancipazione del moderno concetto di potere da fonti di giustificazione trascendenti, divine e immanenti legate alla natura, senza però consegnare il moderno concetto di potere a una qualche forma di immanenza completa, per quanto le relazioni di potere nella modernità dipendano sempre dal consenso e le relazioni di obbedienza dipendono sempre dal consenso che viene erogato da altri esseri umani. Il concetto di potere non è mai completamente riducibile al consenso o alle qualità umane di chi detiene il potere. Per questo la seconda parte dell'incontro di oggi ha come titolo La trascendenza del potere. Ovviamente anche oggi non potevamo che chiedere a una persona più indicata del professor Geminiello Preterossi di intervenire sul tema. Non soltanto perché Schmitt è uno degli autori intorno a cui ha gravitato gran parte della ricerca e delle pubblicazioni del professor Preterossi, ma anche perché nel corso degli ultimi anni, grazie attraverso Schmitt e la produzione schmittiana, tutta una serie di lavori, di ricerche che tra l'altro prossimamente confluiranno in un testo pubblicato per Routledge, giusto? Che si chiamerà Teologia politica e diritto, ha consentito di mettere a fuoco tutta una serie di problematiche legate all'attualità, dal nesso tra normalizzazione dello stato d'eccezione, derive tecnocratiche, crisi politiche della democrazia, ai pericoli che si nascondono dietro diciamo, la strumentalizzazione del lessico e del diritto umanitario, passando attraverso una diagnosi critica del neoliberalismo. Io mi limito anche oggi a ricordare una selezione brevissima delle pubblicazioni del professor Preterossi che sono più legate, diciamo così, al tema di oggi, nell'eventualità che qualcuno dei presenti volesse, diciamo così, approfondire. Tra le monografie, ricordo del 2002 Autorità, pubblicato per il Mulino, L'Occidente contro se stesso, pubblicato con la Terza, La politica negata e Ciò che resta della democrazia, tutte monografie uscite nel corso di questi ultimi anni con la Terza. Ha inoltre curato Potere, un bel volume che raccoglieva diversi interventi, diversi contributi, sempre per la Terza, il dialogo tra Luciano Canfora e Gustavo Zagrebelsky, La maschera democratica dell'oligarchia, Trasformazione della democrazia e poi recentemente è uscito per Mimesis Diritti senza spazio. Io qui mi fermerei, lascerei la parola per non rubare tempo prezioso alla relazione e al dibattito. Come sempre ci diamo un'ora, un'ora e un quarto per l'esposizione e poi apriamo i microfoni a voi del pubblico. Bene, buonasera, grazie innanzitutto a Leonard dell'invito, di aver pensato, è stato troppo buono nella presentazione, di aver pensato a me per questo contributo nell'ambito di questo bel progetto di laboratorio seminariale,
Lo ringraziamo, diciamo, anche a nome dell'Istituto, diciamo, per l'aver progettato, per aver dato questo contributo, e grazie a voi tutti. Approfitto per fare un ricordo. Domani saranno 10 anni dalla scomparsa di Pugliese Carratelli, che come sapete è stata una, non solo un grandissimo studioso, un grandissimo antichista, ma che ha insegnato in varie università, in normale, alla scuola normale di Pisa, è stato il direttore scientifico dell'istituto, che quindi diciamo la cosa mi carica un po' di un peso, per tanti anni, 30 anni credo, dopo Piovani. Verrà ricordato a Vivarium Novum, l'Accademia, diciamo, molto vicina all'Istituto, domani, ma insomma credo sia opportuno farlo, seppur così brevemente, anche noi. È una di quelle figure, diciamo, delle figure più importanti, insomma, che hanno segnato la vita dell'Istituto. Credo che si possa dire che l'Istituto di Studi Filosofici, senza Pugliese Carratelli, non ci sarebbe stato e non sarebbe stato quello poi effettivamente è stato. Bene, veniamo al nostro tema. Io vi dirò delle cose che sono legate un po' al libro che sto scrivendo. Quindi sono, come dire, due direttrici. Temo che se le seguissi fino in fondo dovrei prendere troppo tempo. Una è Schmitt e la genealogia del potere moderno, quindi Schmitt nello specchio di Hobbes, diciamo così. Poi ci sarebbe un altro lato, qualcosa dirò molto interessante su Schmitt nello specchio di Hegel, ma su questo insomma non ci sarà granché modo. E poi qualche osservazione sul concetto di politico, su il rapporto tra il politico e l'antropologia, diciamo, ecco. Vediamo se mi riesce questa operazione sintetica. Ma diciamo, cominciamo con dire delle cose forse ovvie, ovvero Schmitt, che è insomma figura controversa, però certamente è stato uno dei teorici del diritto e della politica più rilevanti del Novecento, forse si può dire il più rilevante insieme a Kelsen dal punto di vista della teoria del diritto, sono l'uno e il guanto rovesciato dell'altro, sono per certi aspetti speculari, anche nel senso che condividono alcuni temi di fondo. Schmitt è interessante nonostante tutte le elementi di ambiguità, diciamo, e anche di censurabilità che la sua vicenda biografica presenta, perché rappresenta la via di accesso alla logica di produzione e diciamo anche alla crisi permanente della modernità politica. Nel senso che svela, dicevo, quanto la rappresentazione liberale dell'ordine moderno, dell'ordine giuridico moderno, di solito vela. L'alternato rappresentazione, diciamo, normativistica, razionalistica, un po' il suo lato oscuro, ovvero la genesi politica, proprio perché non sacrale, del diritto. Che vuol dire? Vuol dire che il diritto, in ultimissima istanza, il diritto positivo moderno, ha una genesi politica, cioè che ha a che fare, che si radica, cioè, nel potere, nel dato di fatto del potere come possibilità di rendere effettivi i comportamenti, proprio perché non è più disponibile e attingibile, una genesi, una fondazione, cioè sacrale. Il politico sostituisce il sacro, occupa lo spazio del sacro. Deriva da ciò che il punto archimedeo, diciamo così, della costruzione dell'ordine moderno, quindi l'ordine moderno giuridico-politico, è artificiale, è un costrutto, non è né naturale né tradizionale. Il punto archimedeo è la sovranità, su cui si dicono tante stupidaggini negli ultimi tempi, intesa come, diciamo, punto di chiusura dell'ordinamento. In questo senso è l'analogo persino della norma fondamentale di Kelsen. La norma fondamentale di Kelsen svolge la funzione della sovranità in altra forma, diciamo così, e anche però origine, punto di momento di apertura dell'ordine, cioè è
come dire, quel punto di contatto tra diritto e politica che fonda e allo stesso tempo sfonda, diciamo così, apre, riapre. Perché sempre da quella porta, da quel pertugio può arrivare attraverso la forma dell'eccezionalità, del potere eccezionale che oggi è molto normalizzato e quotidianizzato, diciamo così, del potere costituente, un'energia che sovverte l'ordine o lo ristabilisce o comunque ne implica la riconfigurazione, diciamo così. Questa origine è un abisso, diciamo così. È qualcosa su cui ci si sporge, cioè in questa origine non c'è niente. Da qui la possibile lettura in chiave nichilistica della modernità. Ecco, dico subito che io condivido solo parzialmente questa chiave, questo modo di leggere, perché è vero che l'origine è, che vuol dire che non c'è niente, vuol dire che è fare di un'assenza di fondamento, dell'impossibilità di ricorrere a risorse sacrali, il fondamento. Però in questa operazione non è che poi non c'è veramente niente, perché questa operazione implica che degli elementi di legittimazione, e innanzitutto il fatto del potere come legittimo, come costruzione di trascendimento dell'immanenza, come un andare al di là del piano degli puri interessi, del piano dell'amministrazione, del mondo amministrato, bene, già questo solo fatto di costruire un terzo simbolico che ha il compito di essere efficace, di rendere efficace il diritto, già solo questo fatto è, tra virgolette, uso una parolaccia, poi nell'ottica di Schmitt in modo particolare, un valore, diciamo è un contenuto, minimo, ma è un contenuto. Non solo, poi questo presto, sia nella modernità, ma insomma anche a prescindendo da Schmitt, nella discussione, nel dibattito stesso novecentesco, questo vuoto parziale comunque è stato ampiamente riempito. Diciamo così, la storia del Leviatano è una storia di riempimenti contenutistici di questo gesto originario, decisionistico, di neutralizzazione del conflitto che è fondamentalmente il conflitto religioso, delle guerre civili di religione. Quindi, paradigma inaugurale della modernità nell'ottica schmittiana è il paradigma controversistico delle guerre civili di religione. Non è detto che altri, ci sono altre ipotesi, come è noto, no? Però insomma, francamente, non è facile, se si guarda alla storia del diritto pubblico europeo, negare la rilevanza della sfida controversistica. È quella che toglie la possibilità di ricorrere a un fondamento sacrale. Perché? Perché la Repubblica Cristiana non è più, è divisa, non è più presupponibile come un terreno comune che rende gestibile anche un pluralismo di fonti giuridiche. Quel terreno comune è diventato fonte di divisione, di scissione. Quindi, non potendo appoggiare su questa sostanza comune, ti devi inventare un'altra cosa. Si potrebbe dire te ne devi inventare un'altra, di sostanza comune. Schmitt, compensatore radicale, pensa che insomma poi meno si ricorre alla sostanza, anche artificiale, meglio è. Però vedremo, se ci avremo modo, che cambierà anche un po' idea. Rispetto a questo gesto, a quest'idea decisionistica che ha portato a interpreti autorevoli anche a leggere, diciamo così, in chiave nichilistica la modernità attraverso Schmitt, da questo, appunto, attraverso questo gesto decisionistico si inaugura, si fa una tabula rasa e quindi si inaugura una nuova visione dell'ordine che non ha più bisogno di poggiare su qualcosa, di ricorrere a delle risorse sacrali, però poi si vedrà che la cosa insomma comporta delle problematiche, che poi di qualcosa su cui poggiare abbiamo bisogno. La cosa rilevante è che però, e qui è il colpo di genio di Schmitt, è il fulcro della tesi teologico-politica elaborata nel quel trattatello politico che è Teologia politica del 22, appunto, in cui dice, oltre che sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, no? Un'apertura, una frase castica su cui bisognerebbe soffermarsi, se volete lo facciamo, ma insomma magari dopo ne dice un'altra grossa, diciamo, ne spara un'altra: tutti i concetti più pregnanti della moderna dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati. Che vuol dire? Vuol dire che in realtà
per compiere quel gesto decisionistico, io sottolineo decisionistico, non nichilistico, tenderei a separare le due cose, a distinguere, diciamo, ma per compierlo e fare tabula rasa siamo costretti a presupporre fittiziamente, costruendolo artificialmente, un livello ulteriore, un livello trascendente. Siamo costretti a incorporare un resto di sacralità, filtrandola, rielaborandola, secolarizzandola, laicizzandola, o addirittura, forse ancora più radicalmente, a fingerla, cioè a trasformare in un Dio qualcosa che di per sé non lo sarebbe. Lo Stato laico, l'ordine laico artificiale, pensato da Hobbes, anzi, che però peraltro è un mostro biblico, non a caso, che poi viene portato dalla terra al mare, dal mare alla terra. Bene, comunque, quella animale, macchina, mix di cose, la sovranità è l'anima dell'animale, che però si scopre essere un meccanismo, essere una macchina, quindi è una cosa complessa, piena di ribandi mitici, è un composto il Leviatano, però questo composto artificiale è un sostituto di Dio, pienamente laico. Una cosa che, per inciso, Nietzsche aveva intuito poderosamente in un passaggio straordinario di Umano troppo umano, in cui quello su politica e religione, non lontano da quando parla del grande uomo e la massa, in cui sembra che parli pure dei nostri grandi uomini di oggi, politici, o anche di vent'anni fa, che fanno veramente impressione, veramente intuisce questo abbassamento dell'autorità come risorsa, no? Per legittimarsi. Ma poi c'è la parte sulla religione e dice avete usato queste risorse, quindi anticipa il paradigma della secolarizzazione, il discorso della secolarizzazione, avete utilizzato queste risorse, mobilitato delle forze per far fuori lo Stato, ma lo dice senza nessuna nostalgia religiosa, non gliene frega niente. Guardate che le forze che avete mobilitato per trasformare lo Stato in un sostituto di Dio, in un Dio mortale, si stanno rivolgendo contro lo Stato stesso e non potete fare niente, abbatteranno anche il Dio terreno, il Dio mortale. E sarà, non ci sarà niente da fare, e sarà il dominio, la prevalenza a quel punto solo delle persone private, cioè di quello che stiamo vivendo. Ci sarà semplicemente l'organizzazione delle persone private, perché, e ribadisco, quello di Nietzsche non è un discorso nostalgico, se tu distruggi la trascendenza ti puoi illudere in un primo momento di sostituirla con una trascendenza simbolica, ma alla fin fine viene travolta anche la trascendenza simbolica stessa, umana. Stato, partito, valori, ideologia, tutto quello che volete, quello in cui si può credere, ci potete mettere quello che vi va, ma insomma alla fin fine viene travolta. Ora, per Schmitt comunque poi, diciamo, il punto di fondo è che lui guarda all'ordine politico moderno, guarda all'ordine dello Ius Publico Europeum, anche quando pensa, anticipiamo un punto, pensa la politica oltre lo Stato, diciamo così, pensa di poter scindere politico e statuale e si spiegare lo statuale, l'ordine politico, a partire dal politico e non viceversa, come fa nel concetto del politico che appunto formula fra il 26 e il 27 e poi Repubblica nel 32 e poi ripubblicherà con una delle aggiunte molto interessanti nel 63, anche quando fa questa operazione, cioè quando pensa il politico in questa chiave, come autonomo, come sfera autonoma, in realtà lo pensa in funzione dell'ordine statale, cioè lo pensa in funzione comunque di un ordine artificiale come neutralizzazione della stasis, come neutralizzazione del conflitto estremo, della guerra civile. Cioè il politico ha un doppio livello, questo ha a che fare con l'antropologia. Antropologia che è sottesa, esplicita,
ma più o meno c'è sempre, diciamo così. Il politico è tanto la sfida dell'ostilità, cioè tanto la sfida estrema dell'ostilità, e quanto ciò che mette, disordina, ciò che mette in questione radicalmente l'ordine, quanto la risorsa, se messo in forma, per garantire un ordine. Il politico non è, a differenza di quello che pensa Strauss, francamente, che su questo secondo me non ha capito molto, cioè non è, è come dire, l'antipolitica, l'altro dalla politica. Il politico è una, diciamo così, una radicalizzazione della politica, è un andare a cercare il sottofondo della politica, è accettare di pensare all'estremo il motivo per cui abbiamo bisogno di costruire un ordine, attraverso cui capiamo il fine più intimo, più profondo della politica medesima, cioè ciò che la politica non può mancare come obiettivo. Se manca l'obiettivo dell'ordine e della pacificazione, non risponde alla sua esigenza fondamentale. Ergo, il politico è un problema, il politico inteso come sfida dell'ostilità, come conflitto estremo, come possibilità ingovernabile di scissione, di dare la morte, come caos poi, anche se volete, come stato di natura, è certamente un problema, non è la politica come soluzione ordinativa, ma è ciò a partire dal quale si può pensare come deve essere la politica medesima. Non so se è chiaro, il politico è la sfida ed è la fonte della risposta. Lo è anche nel senso che per rispondere a quella sfida della stasis, della guerra civile, religiosa, ideologica, quella che sia, l'unica via, se non hai presupposti sacrali o tradizionali densi, solidi su cui poggiare, è quella di trovare la maniera di mettere in forma quell'energia violenta stessa che genera l'ostilità e il conflitto collettivo, diciamo così. È la monopolizzazione del politico, la sua messa in forma, la sua concentrazione, la sua vocazione all'ordine, diciamo, il girarlo verso l'ordine, riuscire a convogliarne l'energia verso uno scopo ordinativo, pacificante, che ci consente di neutralizzare la politicità come pura, immediata ostilità ingovernabile. Come logica dell'assolutizzazione dell'ostilità, diciamo che alimenta se stessa, che non può mai essere frenata. Quindi il politico è il problema e anche la matrice, la radice della sua messa in forma. Ne deriva che è ovvio che la messa in forma del politico nella forma, per esempio, della sovranità nel moderno, come esistenza politica, affermazione di esistenza politica concreta, è carica di negatività, è carica, volendo usare un termine diciamo un po' hegeliano, è carica di forza, è carica di violenza anche, è Gewalt, potere e violenza allo stesso tempo, è se si vuole persino, diciamolo fino in fondo, un particolare che si fa universale determinato. Però in questo processo, sta a capirsi, allora noi possiamo pensare, ma se è così, se Schmitt, brutto e cattivo, però ci fa capire radicalmente cosa c'è dietro il volto del potere legittimo, no? Una contingenza particolare che può essere fonte di violenza, di ostilità feroce, che semplicemente ha la forza di imporsi sulle altre ostilità. Noi possiamo anche pensare che se è così, allora è vero che la sovranità è un potere selvaggio, come dice Ferraioli.
cioè è una pura potenza, esattamente come i poteri economici privati, come le manifestazioni di violenza militare, come insomma le esplosioni di immediatezza, diciamo. Però secondo me non cogliamo un punto decisivo, che proprio il concetto di sovranità moderna rende evidente. Nella sovranità c'è sempre, certamente la decisione, questo è chiaro, ma c'è sempre anche una dimensione di mediazione, che è largamente, passa largamente attraverso il diritto, diciamo, non solo, ma largamente. Cioè, c'è una vocazione all'ordine, appunto. La sovranità deve comunque conseguire un risultato, che è quello di creare, Schmitt diceva, la chiamava così, una situazione normale. In questa dinamica di mediazione connessa alla decisione, di stabilizzazione istituzionale, beh, c'è anche una, volendo, qui stiamo andando oltre Schmitt stesso, una forma di universalizzazione parziale. Cioè tu quel particolare, che poi che cos'è? È una forza che si impone. Via via, strutturandosi istituzionalmente, lo porti su un piano più giustificabile razionalmente, più universalizzabile, diciamo così, entro limiti, eh? Questo è un punto importante. Vi faccio un esempio. Hegel dice, in un paragrafo dell'enciclopedia, che il rapporto signoria-servitù è la genesi fenomenica dell'ordine, dell'ordine giuridico. Lo dice sintetizzando fenomenologia dello spirito, insomma, servo e signore. Cioè dice, dal punto di vista fenomenologico, dal punto di vista del fenomeno, non del principio, all'origine c'è un assoggettamento. Se c'è un assoggettamento, all'origine c'è il potere dispotico. Guardate che questo si può costruire una linea, una genealogia. Ora qui non c'è il tempo per farla nel dettaglio, ma se volete ne parliamo. Hobbes, il paragrafo 17 del Leviatano, parla di cosa? Sì, del dispositivo dell'autorizzazione, che spiega sia il potere, come accade concretamente che si istituisca, che si arrivi all'esito del potere autorizzato, dell'autorizzazione, quel meccanismo dell'autorizzazione dal basso della sovranità, a quello, diciamo, questo meccanismo spiega due diversi percorsi per cui si giunge all'ordine. Uno è quello della forza naturale, che è il potere dispotico, cioè il potere del padrone sul servo, sul signore, del signore sul padrone, sul servo. E l'altro è quello dello stato per istituzione, cioè del contratto. È una cosa enorme. Hobbes ci sta dicendo che tutto il suo discorso sul dispositivo dell'autorizzazione, che è una forma di razionalizzazione dell'ordine, no? Di sua giustificazione razionale, spiega un ordine a cui si può arrivare per due vie molto diverse. E francamente il dispositivo dell'autorizzazione mi parrebbe più compatibile, molto più compatibile, con col patto, diciamo così, con lo Stato per istituzione. Ma è lui a dirlo. Guardate che poi nei fatti, empiricamente, si può arrivare all'ordine, al Leviatano, in tutti e due modi, anzi, si intuisce, il più delle volte nell'altro modo. È lo stesso discorso hegeliano. Hegel, del resto, aveva ben presente questi passi. Baudet se ne è occupato nell'ultimo libro, appunto, quello sul dominio e soggettamento, ci studiava da tanti anni. Ragazzi, visto che l'ho nominato, lo ricordiamo con immane, infinito affetto, no? Hegel stesso ha lavorato su quei passi hobbesiani, li conosceva, sicuramente conosceva il Leviatano,
prima sulla matrice aristotelica, quindi c'è una lunga durata, diciamo così, di questa questione della forza come origine fenomenica, quindi della violenza, quindi del particolare contingente, del politico schmittianamente ostile, come origine fenomenica dell'ordine. Poi in Hegel non è il principio, ergo vuol dire, questo vuol dire che a posteriori la legittimazione di quell'ordine, che pure nasce dalla violenza, sarà razionale, ma di un peculiare concetto di razionalità che ha le spalle talmente larghe da caricarsi anche il peso di quell'origine, quindi è una ragione spuria. In Hobbes, diciamo, c'è un tentativo geniale per certi aspetti, ma francamente anche molto teso all'estremo, che è quello di dire, va bene, ma guardate, anche colui il prigioniero, anzi, il catturato, che diviene servo, ricordate servo signore, il timore, il tremore che fa della morte, che fa servire, stessa logica, colui catturato, perché la forza naturale che fa è quella del conquistatore, di chi vince una guerra, questo è, stiamo parlando di quelli quando si facevano gli schiavi, ecco, il catturato diviene servo stipulando un patto con il suo signore. Naturalmente è come se facesse un patto, cioè Hobbes molto astutamente e francamente un po' tendenziosamente, secondo me, legge attraverso il paradigma pattizio persino l'assoggettamento, cioè c'è un patto fra il servo e il signore, insomma è un patto sui generis, diciamo così, perché è un patto coatto, cioè il patto che chi lo fa? Lo fa uno che sta in una condizione che è l'alternativa al fatto che viene fatto fuori, è il patto per la sopravvivenza in effetti. Però non è il patto della sopravvivenza in cui noi tutti insieme in questa stanza ci rimettiamo, ragioniamo, oppure ci appare il lume della ragione, come dice Schmitt, simultaneamente capiamo che effettivamente è meglio sopravvivere che scannarsi. No, no, lì c'è qualcuno che è preda di un altro, nelle grinfie di un altro, che finirà male se non accetta, virgolette, questa condizione, questo patto, diciamo così, cioè non accetta di asservirsi, quindi francamente io faccio un po' fatica, e anche dal punto di vista, anche i giuristi credo mi possono sostenere, diciamo è un patto probabilmente basato su presupposti invalidi, diciamo così, ecco, perché se uno stipula un patto con la pistola puntata così, credo che trova un avvocato che lo difende e dimostra che non è un patto valido. Questo per dire però che questi che devono pensare l'istituzione dell'ordine politico con la forza, inevitabilmente, perché senza forza non c'è l'effettività, lo stesso Kelsen si diceva che l'ordine giuridico è organizzazione della forza, poi si trovano, e sono dei razionalisti però, pure il caso di Hegel, dei dialettici, diciamo una ragione, razionalisti dialettici, si trovano a dover adottare delle strategie di giustificazione e di legittimazione razionale di qualcosa che in sé non è razionale. Ecco, l'origine del diritto, anche del diritto moderno razionalistico, non è la ragione. L'origine del diritto è un'origine pregiuridica, se per diritto intendiamo una procedura di controllo razionale, è un'origine politica, politica nel senso schmittiano, cioè è il politico attivato, mobilitato in funzione non del particolare contro particolare, ma di una sua messa in forma, di una sua stabilizzazione ordinante. E per ottenere questa stabilizzazione, guardate, che si deve uscire dalla logica orizzontale appunto dell'immediatezza contro l'immediatezza, ma bisogna trascendere. Bisogna che qualcuno o qualcosa conquisti una posizione, si innalzi su una radura, conquisti una posizione terza dall'alto che consente di tenere sotto controllo e anche, diciamo così, di pacificare, se serve, di neutralizzare. Quindi sono vere tutte e due le cose. Da un lato è vero che c'è una contingenza persino feroce, può esserci, dall'altra però l'operazione che rende efficace e stabile è il dispositivo politico, giuridico-politico moderno,
ha in sé delle risorse, delle tendenze, delle dinamiche che non credo possano essere derubricate semplicemente a copertura ideologica, a sovrastruttura, possono essere liquidate, diciamo così, facilmente, che, come dire, gradatamente portano, e comunque già nel primo momento in cui tu devi ordinare, portano su un piano di razionalità istituzionale, di mediazione giuridica. Per questo nella sovranità c'è tanto la decisione quanto la mediazione, perché tu devi durare. E per durare ti devi stabilizzare istituzionalmente. Appunto, classico esempio famoso, non è la minaccia della pistola di uno che mi vuole rapinare, anche quella è forza, violenza, forza. La forza del diritto, la forza dell'ordinamento giuridico è una forza strutturata, sempre forza è, ma strutturata. Poi dopodiché non è un caso che questa forza strutturata, pensata, diciamo, originariamente dal contrattualismo, dal giusnaturalismo moderno, ha potuto evolversi, subire delle metamorfosi e divenire persino stato di diritto. In un primo momento, nel senso di stato che opera attraverso il diritto, e poi addirittura a un certo punto di potere statuale che viene limitato dal diritto. E però qui c'è un punto da sottolineare con forza: questa dinamica di mediazione è una dinamica largamente di giuridificazione, di razionalizzazione normativistica, procedurale, come volete, ma ciò su cui poggia non è una razionalità astratta e formale normativistica, poggia su degli elementi di realtà, di effettività, cioè sul fatto che l'ordine c'è, che c'è una sufficiente e duratura obbedienza. La domanda è: fino a che punto si può spingere la giuridificazione del potere anche all'interno dello Stato costituzionale di diritto, che è frutto di metamorfosi significative del potere, della sovranità, che la arginano, la limitano fortemente? Io credo che fino al punto di una naturalizzazione integrale del politico come sfida e come messa in forma, non ci si possa spingere, che è in effetti questa una lezione urbanizzata schmittiana, diciamo, è un'urbanizzazione di Schmitt, ecco. Cioè portare, che cosa che è stata fatta da tanti, cioè da illustri giuristi, insomma, tutto il secondo Novecento è profondamente in Germania, in Italia, condizionato da Carl Schmitt. Mortati conosceva benissimo Schmitt, che cioè il padre della Costituzione italiana. Beckenförde in Germania fa questo, fa l'urbanizzazione di Carl Schmitt, un po' come Gadamer forse ha fatto l'urbanizzazione, secondo Habermas ha fatto l'urbanizzazione di Heidegger. Una giuridificazione integrale mette in discussione le condizioni della giuridificazione stessa, questo è il punto. Figuratevi dentro lo Stato, che comunque è, diciamo, un'unità politica pluralizzata nella società contemporanea, che comunque ha una sua stabilizzazione, una sua istituzionalizzazione politica forte, che dura da secoli, diciamo, ha degli apparati amministrativi, delle strutture, dei poteri, no? Giurisdizionali, insomma, ha un governo. Pensate quanto è ancora più improbabile una giuridificazione integrale della politica internazionale. E mi fermo qua. Cioè, Silvia crede alle favole. Io quando sento parlare della cosmopoli, dell'ordine giuridico mondiale, globale, cioè mi viene da ridere. Sono barzellette. È come uno che pensa che da Marte arriva un'astronave che si deposita, si ferma sul mondo, e però non atterra mai. Un po' in alto e da lì si governa il mondo. A parte se fosse vero, se atterrasse e poi si renderebbe conto che sono i marziani, sono i più potenti tra noi, quindi non so poi se ci piacerebbe tanto, se sarebbe così augurabile, ma comunque guarda caso poi non atterra, perché non ce ne sono le condizioni, perché l'analogia domestica è fuorviante. Non è vero, è una fallacia questa tesi, è fuorviante l'analogia domestica. Tutto sto discorso per dire che la questione dell'origine, che sembra una cosa così appunto archeologica, la questione del politico,
Cioè pensare radicalmente, pensare l'estremo, pensare sul sporgersi sull'infondatezza che fonda, diciamo. Insomma, su questo, appunto, i tedeschi hanno un termine, Abgrund, che rende proprio la vertigine. Così può essere una cosa sfiziosa filosoficamente, o quasi a volte persino letterariamente, il gusto del pensiero radicale, però non parla di noi. No, no, come non parla? Io penso, e almeno il modo in cui ho utilizzato Schmitt è sempre questo, che parli di noi perché ci mette in guardia, per esempio sui rischi appunto di non concepire un limite all'elaborazione giuridico-razionale di quello che, per semplicità, seguendo Schmitt, chiamiamo il politico, che poi significa conflitto, che può divenire estremo, potere. Non si capisce. Il fatto politico è inconcepibile prescindendo da il potere e dal conflitto. Conflitto che può essere molto produttivo, ma naturalmente può essere anche distruttivo, e che comunque, parliamoci chiaro, rimanda, almeno come ipotesi estrema, a uno dei fenomeni più costanti della storia umana, che è la guerra. Ecco, senza potere, senza guerra, ma qui abbiamo un valente studioso di Canetti, mi pare pure Canetti nel suo modo è arrivato più o meno a conclusioni simili, no? Dopodiché questo uno lo può utilizzare non per farne una politica del diritto o per bearsi o per avere l'ebbrezza del dominio o della guerra, anche se poi nella guerra c'è pure una dimensione di ebbrezza, in effetti, e nell'esercizio della violenza collettiva, ma lo può usare come, appunto, come avvertimento, come messa in guardia, come assunzione del limite e consapevolezza della necessità di un catecon, di un freno di queste potenze, no? È diverso se noi pensiamo che il compito del potere legittimo, la sua legittimazione appunto, sia quella di innanzitutto di frenare un rischio, qualcosa, oppure questi rischi non ci sono, e di favorire il pieno dispiegamento di potenze. C'è una bella differenza. Non è nemmeno detto che le due cose siano, io lo penso che non sia così, nella modernità siano, e anche nell'eredità del moderno, nella tarda modernità, siano rigidamente in contrapposizione. Il pendolo oscilla, abbiamo avuto tutte e due le cose. Probabilmente per far dispiegare potenze emancipative, potenze innovative, forze della società, come è accaduto in tante stagioni della storia moderna, occorrono anche forme di catecone innovativo, di freno, cioè, che poi freno che vuol dire? Di messa in forma, devi evitare che queste potenze si dispieghino in un modo tale che, invece di produrre innovazione e condizioni di emancipazione, producono semplicemente l'impazzimento, ostilità assoluta. Sono anche tenibili insieme, ecco. Però, insomma, bisogna sapere che sono due strade diverse, parallele, in alcuni casi, francamente, che vanno proprio in direzioni opposte, e bisogna saperlo, diciamo. Allora, adesso vi faccio molto brevemente, quanto c'ho ancora? Poco. 20 minuti. Molto brevemente un quadro velocissimo davvero di quello che è l'evoluzione del pensiero schmittiano rispetto alla diversa lettura di Hobbes. Ci interessa per un motivo, perché appunto Hobbes è la modernità, appunto, quindi Schmitt è uno specchio di Hobbes, ci dice come non solo le diverse letture, ma come ci si può atteggiare, come Schmitt si è atteggiato rispetto a Hobbes in base alle difficoltà, alla crisi del moderno e alla sua evoluzione da Weimar in poi. Bene, l'abbiamo detto, nella teologia politica del 22 Hobbes è il prototipo del decisionismo, e vabbè, e quindi è quello, è innanzitutto in primo piano una decisione produttiva, cioè è la decisione che, facendo tabula rasa, crea un ordine nuovo. Guardate, in Schmitt non è mai un ordine contenutistico, è se la trascendenza del potere è l'autoidentità dell'unità politica, è un dato formale, cioè paradossalmente tanto Schmitt quanto Kelsen sono
ossessionati dalla forma. Naturalmente, in un caso Kelsen è una forma di un certo tipo, è una forma normativistica, procedurale, nel caso di Schmitt è una forma politica, ma ciò che conta è l'effettività della forma, la possibilità di tradurre in atto quella forma. È la realizzazione del diritto per Schmitt, cioè quali sono le condizioni che rendono realizzabile un dover essere. Era anche lo stesso problema di Kelsen, solo che la via per spiegarlo, la via per realizzarlo è opposta, diciamo così. Per Schmitt è una via totalmente politica. Perché? Perché la giurisdizione, la procedura non si possono far carico di risposte politiche. Le risposte politiche le può dare solo un soggetto politico, diciamo così. Tema anche questo di una certa attualità. Quindi la questione è complicata perché l'idea qual è? La tabula rasa, sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione, è anche produttiva. Sovrano è chi decide sullo stato d'eccezione, qual è il soggetto? In questa frase, sovrano è chi decide lo stato di eccezione. Qual è il soggetto? Analisi logica proprio. E chi? È ovvio, no? Questa è la domanda che faccio sempre gli studenti che per il momento rimangono. Ecco chi? Cioè colui il quale, cioè chiunque. Chiunque decida lo stato d'eccezione diviene sovrano. Ecco la teoria genealogica. Non è l'attribuzione di una competenza, è una teoria genealogica. Cioè ti spiego l'ordine in generale. Che succede quando l'ordine non c'è e come viene fuori? Ma la radicalità dell'affermazione di Schmitt sta ancora di più nel fatto, e lo dicevamo ieri appunto al dottor Atasterno, che la prima decisione è sul fatto che esista l'eccezione. Non è manco oggettivo quello. Cioè l'esistenza di una condizione eccezionale che non ammette risposte ordinarie, normali, presuppone che ci sia qualcuno che mobilita, politicizza a tal punto una situazione che ovviamente sarà instabile, sarà un po' caotica, sarà problematica, questo certo, perché se no nessuno ti viene dietro, no? Se no fai come Hitler in prima fase, che stava lì con 3-4 persone a ubriacarsi da birreria di Monaco e nessuno lo considerava. Quindi bisogna che ci sia dei problemi, ci devono essere, diciamo. Però poi l'operazione politica è quella di mobilitare tutti i consociati, convincendoli che non c'è altra via d'uscita a una situazione ingovernabile, ingestibile, se non chi del soggetto che lo dice. Questa è la prima. Quindi è veramente un pensiero radicale, perché non c'è conoscibilità dello stato d'eccezione. Alla fine è tutta un'operazione politica. Poi c'è anche deciderlo. Che vuol dire? Per Schmitt è soprattutto questo Entscheidung, cioè è un taglio, è la decisione come taglio. Poi si può interpretare anche in altri modi, uno potrebbe dire, ma guarda che le situazioni di stati di eccezione si risolvono concretamente, storicamente, in un senso più hegeliano, superando i conflitti, ovvero assumendo i problemi, cercando di capirne il senso, trovando dei compromessi o anche distribuendo nuove gerarchie, definendo una nuova gerarchia, distribuendo i pesi, facendo anche scelte impegnative. Però insomma non è vero che è proprio tutto un taglio, quel taglio, dentro il taglio c'è un sacco di roba, o per arrivare a una decisione come taglio ci sono tanti processi, tanti presupposti. Io tendo a pensare più in questo secondo senso, però insomma poi comunque un momento potestativo, decisioni c'è un momento in cui anche quando hai fatto tutti i tuoi, le tue mediazioni o tutte le tue riflessioni, tutta la tua aufhebung, poi comunque c'è un momento in cui fa da spartiacque, comincia un nuovo ordine, o ricomincia, si ristabilizza quello precedente. Quindi sono le due cose insieme. In ogni caso, tabula rasa, produttività, cioè è un gesto, effettivamente c'è un'ambivalenza, nel senso che da un lato anche qui c'è un freno delle potenze distruttive e non inarginabili, ma ancora più forte in questo Schmitt di teologia politica, della piena Weimar, in cui sta cercando delle risorse per tenere in piedi quell'ordine, quello della Costituzione di Weimar, e anche per curvarlo in direzione unitarista, opposta a quella della policrazia, pluralismo, federalismo, tutte le forze distruttive che vengono dalla società. Questa
diciamo, in questa decisione che fa tabula rasa c'è anche una produttività politica. Quindi stanno insieme freno delle forze, tabula rasa, azzeriamo, produco un ordine nuovo. Questo per capirsi, non è vero che si passa dalla decisione produttiva al catecon frenante di poi. Secondo me sono compresenti già qui. È una questione di diversa gerarchia. È chiaro che a Weimar è più in primo piano la forza, la produttività della decisione, diciamo così. Però poi succedono delle cose, Weimar finisce male e Schmitt deve ripentornare su Hobbes, perché Hobbes è l'emblema, il simbolo del moderno e anche del rapporto problematico tra il presupposto antropologico, come sono questi umani, non sono né dei né angeli né demoni, non sono né dei né lupi, però tendenzialmente sono un po' più lupi, quindi non possiamo, sono inaffidabili. L'umano è inaffidabile, è problematico, dice Schmitt, la problematicità dell'umano. Bene, stante la problematicità dell'umano, stante l'impossibilità di ricorrere a queste corse sacrali, stante il fatto che il tentativo di sostituire, di rigenerare un'energia politica rifacendo il Leviatano in terra, non è finita bene, diciamo, cioè accollando tutto al politico, all'energia politica, la funzione ordinante, dobbiamo inventarci, capire e inventarci qualcos'altro. Parentesi, guardate che questa idea della decisione, che tutto è rimesso all'eccedenza del politico, inteso nel concetto di politico, Schmitt a un certo punto dice, è quello che Hegel ha capito nei termini, ha qualificato nei termini del salto qualitativo. Il salto qualitativo è l'eccedenza del politico. Quindi è questa capacità di questo eccedere, questo cumulare dimensioni, fatti, dimensione di cumulare quantità che fa qualità. Quindi è, come dire, qualcosa che rappresenta una straordinaria. Significa che la politica è un sostituto della religione, per certi aspetti. E dove la trovavate questo? Cosa c'è in mente? Quando Schmitt parla del salto del politico come salto qualitativo, come eccedenza analoga al salto qualitativo hegeliano, di chi sta parlando in quelle righe? Di Lenin. Parla dello Hegel di Mosca. Cioè, ricordiamoci sempre che Schmitt, lo Schmitt giovane, lo Schmitt che diviene Schmitt con teologia politica, perché se fosse rimasto quello di prima nessuno lo sarebbe considerato, ecco, è in teologia politica che diviene fino in fondo Carl Schmitt, è uno che pensa guardando nello specchio dei russi, guardando a Lenin, cioè pensando a questa eresia straordinaria e per lui minacciosa che è nata dal seno della modernità, che ha ripreso sulla propria spalla, ha rimobilitato un'energia politica che il mondo liberale aveva totalmente perso e anzi a che il mondo liberale per sua natura non vuole pensare, anche se la pratica a volte ferocemente con lo stato d'eccezione, Prosurdo l'ha dimostrato in varie occasioni, effettivamente è innegabile, soprattutto verso altri, l'esterno, ma anche all'interno. Quindi Schmitt era affascinato da Lenin, perché Lenin è un teologo politico a sua insaputa, è l'incarnazione della forza della teologia politica, cioè del fatto che la politica diviene una teologia secolare, della produttività di questa operazione, e però allo stesso tempo pensa, uè, qua non è che possiamo stare fermi, perché questa è un'eresia nata nel seno del moderno che pretende di rovesciare l'intero ordine. Possiamo pure dire l'ordine borghese, perché lui disprezzava il liberalismo, l'ideologia borghese, ma poi l'ordine sociale che voleva difendere è un ordine gerarchico borghese, non anche dal punto di vista economico. Vi ricordo che ne parleremo quando ci sarà la cosa organizzata da Olimpia Malatesta e Rolando Vitale, in cui si parlerà anche di un numero di filosofia politica uscito di Recipi qualche tempo, un anno fa,
che Schmitt ha avuto anche un momento di incontro con gli ordoliberali e che c'è un famoso saggio, no, su Stato forte ed economia sana, in cui converge con la posizione di Eucken e di altri degli ordoliberali alla fine di Weimar, i quali sostanzialmente hanno il problema di tagliare le unghie a queste benedette masse che sono mobilitate e organizzate anche, diciamo, semimilitarmente, e che quindi sono una sorta di Stato nello Stato, una minaccia interna rispetto all'ordine al vecchio ordine dei ceti di proprietà e cultura, diciamo così. Siamo oramai nei regimi di massa, ma i regimi di massa, se non stanno attenti, non trovano risorse dal proprio interno per curvare in chiave verticale, diciamo così, gerarchica, nel caso, se volete, anche nazionalista, ma queste energie che sono mobilitate, queste energie andranno dall'altro verso, faranno il comunismo, faranno il nazismo, no? Cioè ci saranno vie di uscite totalizzanti di assunzione della compenetrazione tra politica ed economia, pubblico e privato, di quella che Schmitt ed altri chiamavano totalizzazione, in forma qualitativa. Qualitativa significa nella forma dell'intensificazione politica. Il politico è intensificazione, radicalizzazione di un ambito. Tutto può diventare politico, la religione ovviamente, ma l'economia, la morale persino, nella misura in cui è oggetto di un'intensificazione, spinta al punto dall'accettare di assumere un rischio esistenziale, cioè dal mettere anche a repentaglio la propria vita e quella degli altri, organizzandosi collettivamente. Quindi è una soglia di intensificazione la politicità, non è un contenuto, non c'è un contenuto del politico. Ecco il rapporto tra antropologia politica e teologia politica, consiste in questo: poiché l'umanità è problematica, cioè potenzialmente diffidente, indecifrabile, ineffabile, mossa da passioni anticipatorie del tempo e da problemi di riconoscimento, cioè passioni simboliche, oltre che da un conflitto di interessi materiale, da una lotta per la sopravvivenza, poiché è così, l'unico modo che ha per superare la distruttività che questa condizione problematica lasciata a se stessa può sviluppare è quella di generare un terzo simbolico, cioè appunto di darsi una struttura teologico-politica. Se non te la può dare la fede, la religione, perché viviamo in società post-tradizionale, la modernità è post-tradizione, lo dobbiamo creare noi. È stato lo Stato moderno, avendo di fronte il partito-Stato, il nuovo Leviatano, il Leviatano più intensamente statale del Novecento, chiamava Schmitt lo Stato bolscevico, e pensa, dice, ma qui è il partito. Può essere anche un partito tutto, diciamo così, un partito che parte che si pretende di essere universale, no? O altre forme, qualsiasi soggettività può diventare politica da questo punto di vista, però insomma poi deve garantire di fare ordine, deve garantire che le persone possano, ammessa la sopravvivenza come fine, possano pensare che la notte non devono sentirsi minacciati, possono stare tranquilli. La forza di Hobbes nel Leviatano, che dice, vabbè, ma noi qui rinunciamo a tanto, certo, a tutto, però in cambio abbiamo la sopravvivenza, la protezione, e questa ci consente di godere delle libertà private e di godere dei frutti dell'industria. Il problema sorge quando Rousseau, che si colloca nell'asse hobbesiano in tutto e per tutto, quindi accetta quel terreno, però poi lo contesta su un punto, gli dice, caro Hobbes, si vive sicuri anche nelle carceri, non basta vivere sicuri, protetti, nel senso di un sistema di astensione dalla violenza, di quella che Castella ha chiamato la sicurezza civile. Occorre da un lato la sicurezza sociale, l'abbiamo capito con lo Stato sociale, diciamo, no? Che crea le condizioni dell'inclusione sociale, ma poi occorre la possibilità di riconoscersi nell'ordine, ovvero devo poter pensare che obbedendo alla legge obbedisco a me stesso, no? Famoso discorso di Rousseau, non mi basta
obbedire a un padrone che mi fa sopravvivere, obsianamente, il dominio dispotico. E devo poter pensare che obbedendo al potere normativo io sto in qualche modo obbedendo a me stesso. Cioè significa che mi posso riconoscere pienamente nella legge. E quindi c'è un nucleo di razionalità universalistica forte nell'ordine. Cioè Rousseau radicalizza l'idea di ordine artificiale moderno e elabora una visione straordinariamente esigente, forse troppo, dell'ordine stesso. Però, e infatti, non è a caso che da Rousseau derivino poi tendenze, diciamo, emancipativo-rivoluzionarie, insomma, di lotte, ed è uno dei solchi da cui deriva poi tutta una tradizione di lotta emancipativa, diciamo, no? Hobbes però qualcosa ti dà, poco forse, ma qualcosa ti dà una situazione tranquilla. Quindi una situazione tranquilla la devi avere, L'operazione teologico-politica di fingere che esista un potere trascendente che in realtà abbiamo creato noi costruendolo sul piano di ambivalenza deve comunque superare la prova dell'effettività, cioè creare stabilità. Naturalmente questo non vuol dire che il potere è bello e buono e corrisponde a quello che vogliamo noi, perché è un contenuto minimo, ma questo contenuto minimo c'è. Non può essere Behemoth. È il motivo per cui no, quello nazista è una forma di, non è Leviatano, è l'anti-Leviatano, è Behemoth, cioè è il caos reso sistema. Del resto la fonte l'unica fonte del diritto è la voce di Hitler, è la legge sui piani poteri, praticamente scassa, distrugge, non c'è bisogno di abolirla la Costituzione di Weimar, semplicemente, come dire, viene come mettere dentro una bomba che esplode. E tant'è che Hindenburg continuò a far presidente della Repubblica morendo nel suo letto, non c'era bisogno, chi comandava era chiaro, no? Ma addirittura era notoriamente una fonte verbale, cioè un ordine non scritto di Hitler era la fonte suprema del diritto. E Leviatano? È la distinzione società civile Stato hegeliana? È lo Stato dei funzionari che operano secondo una razionalità burocratico-amministrativa legale? Non scherziamo, sono fesserie queste. Il nazismo da per tante, è uno, per carità, non è che non è esistito effettivamente come ordine che si è imposto con la violenza, ma la sua natura è più, come sosteneva Franz Neumann, di Behemoth, cioè di, paradossalmente di un caos, di un insieme di poteri che accumulati e che stanno sotto, ecco sì, qui Canetti, effettivamente un cumulo di morti sotto un signore e poi questi, qui ancora sopravvive fra questi morti o ancora non è morto, si prende a cazzotti, diciamo così, come è noto sotto il regime nazista non è che proprio andassero d'accordo, ecco. Ci sono stati un pochino di episoducci, insomma, in cui qualcuno ha rischiato e anche è finito male, insomma, no? Allora, io penso che bisogna dire il Leviatano è brutto e cattivo. Leviatano è una cosa che ti mette, che ti dà una mediazione possibile. Senza Leviatano di solito c'è il caos assoluto, con una violenza estrema e non arginabile, non controllabile. In questo senso io mi considero statualista, non c'è dubbio. Per chiudere, purtroppo dobbiamo farlo veramente a tambur battente, due passaggi. Nel 38 Schmitt scrive un saggio, per tutta la vita appunto interpreterà Hobbes, sul Leviatano appunto. Allora, questo è un saggio bello, importante e con qualche passaggio odioso, in cui c'è un nucleo però di fondo fondamentale, proprio essenziale. Il Leviatano è un dio mortale che è destinato a essere fatto a pezzi per la sua dinamica interna, immanente. Cioè, non solo da un lato c'è questa lettura che poi sarà così influente anche nelle interpretazioni hobbesiane, un po' alternativa a quelle liberali, diciamo, anglosassoni, contrattualiste, per cui il patto non è veramente rilevante. Cioè, la sovranità eccede il patto, ciò che veramente conta è la sovranità. E il patto non è un mettersi d'accordo,
fra convenire fra persone ragionevoli. No, è il fatto che tutti insieme tremiamo, razionalmente ci appare che c'è un'unica soluzione, quindi è la simultaneità della paura e della funzione produttiva della paura in senso, nel senso di una razionalità politica minimale. Simultaneo, il patto, dice Schmitt, si occasiona, cioè è un'occasione, è una accadere, è un evento, non è il frutto non è un frutto deliberativo, dialogico, di una razionalità procedurale, ma quando mai? Del fatto che ci mettiamo d'accordo, perché questa è una cosa fra damine, cioè una cosa. Quello significa l'idea che ci si mette d'accordo pretende di spiegare quello che in realtà presuppone, perché i soggetti si mettano d'accordo occorre che già ci sia un ordine di fondo, una condivisione di fondo, e occorre pure che i soggetti siano conformati, siano stati forgiati. I soggetti contraenti del patto non si danno in natura, sono frutto di un'elaborazione. Quindi anche qui è una riduzione all'elementare che coglie l'inghippo, la scatola nera del patto, diciamo così. Dietro il patto c'è altro, c'è la presupposizione necessaria di un qualcosa di più, di un potere eccedente, che è la condizione di validità del patto stesso. Bisogna obbedire ai patti, è la terza legge della ragione, di natura, e quindi della ragione, quella che comanda la pace, e questa è la giustizia. Obbedire ai patti che garantiscono la pace è la giustizia. Ma quali sono i patti a cui bisogna obbedire? Sono i patti validi. Quali sono i patti validi? Quelli garantiti da un terzo efficace, cioè è circolare, e in qualche modo non è l'obbligo di coerenza che garantisce l'obbedienza al patto e al potere, è l'esistenza di un potere garantistico efficace che fonda l'obbligo di reciprocità nell'obbedienza. E quindi Schmitt da un lato vede questo, nel suo modo capisce che c'è qualcosa che eccede il patto e che il patto non è veramente un patto. E poi però c'è un altro punto, ovvero Hobbes è puro da salvare perché ha un animo integro, ma pure lui ha cominciato a farla grossa, cioè ha stabilito che il diritto moderno, ente positivo, è interessato solo al comportamento esterno, al foro esterno, cioè tutto ciò che ha a che fare con le religioni, con le controversie, con le guerre civili, ma dopo sarà nel Novecento, fra 8 e 9, sarà le ideologie, viene confinato nel foro interno, incapsulato là dentro, no? Auctoritas non veritas facit legem, ma è l'autorità, la fonte, il potere legittimo, efficace, la fonte del diritto, il quale potere legittimo però è interessato esclusivamente, ti dà in cambio la sopravvivenza, in cambio dell'obbedienza, ed è interessato esclusivamente alla condotta esterna, non a quello che pensi, se non rompi le scatole. Se tu pensi quello che ti pare, credi a quello che vuoi, in interiore omine, e poi subdolamente agisci, monti, diffondi idee sovversive, sei un eretico. Schmitt c'è un passo tremendo in cui dice: l'eretico è pericoloso anche se pacifico, che è una cosa terrificante, però ci dice quanto l'eretico è il problema del moderno. È da un lato il simbolo, perché in fondo secondo me nell'eretico c'è anche una delle radici della soggettività moderna, no? Di questa affermazione della propria differenza, poi sarebbe una questione complicata, perché fra 5 e 600 questa affermazione della propria soggettività avviene sempre in rapporto con una teologia propria, cioè con un Dio geloso a cui tu sei particolarmente fedele. Cioè ha sempre a che fare con la religione, sono casi, vabbè, se volete ne parliamo, noti di giovani eretici, uno Pomponio Algerio, che era qui di Nola, che è stato cotto nella trementina
a Roma, a Campo dei Fiori, e fra un po' uscirà un libro sulla sua storia straordinaria, ben prima di Giordano Bruno. Prima di Bruno c'è sto ragazzo a 23 anni, testardamente difende non la tolleranza, il proprio diritto a pensare come vuole, non riconosce il Papa in nome del suo rapporto diretto con un Dio che è talmente geloso e intenso che, come dire, fonda la propria soggettività, che ha il coraggio di contrapporsi al Papa, all'Inquisizione, ma come dire, è comunque una trascendenza teologica. Quindi la storia è complicata, non pensiamo, non confondiamo la tolleranza del Settecento con la questione degli eretici e delle streghe, sono due cose diverse. Però certamente la dimensione eretica è una dimensione chiave della soggettività, fin dalle sue origini tragiche nelle guerre di religione. Però se è una dimensione chiave è anche uno dei problemi per l'ordine, cioè l'ordine è sempre insidiato dall'eretico, che sia religioso, che sia ideologico, che sia quello che volete, ma è un'insidia. E dice Schmitt, occhio, perché questa riserva individualistica, il foro interno, ognuno se lo gestisce come vuole, basta che non dia fastidio politicamente, sarà il germe mortifero del Leviatano. Cioè da lì partirà quel nucleo di controversie, di nuove controversie, di nuova messa in discussione del potere, attraverso una proiezione pubblica nella sfera pubblica, nell'opinione pubblica, nella società civile, nel Settecento, con i lumi, di idee diverse che partono dalla soggettività, dal foro interno, ma diventano, si nutrono anche di visioni religiose, ma molto di filosofia, quindi di una laicizzazione, diciamo così, delle credenze, e complicano, non solo complicano, ma mettono in questione il pancione, il ventre vuoto del Leviatano, cioè il ventre vuoto del Leviatano si riempie di soggettività, sono soggetti economici, soggetti sociali e anche, diciamo così, soggettività culturali, soggettività eretiche, la pubblicizzazione del foro interno, il foro interno si fa sfera pubblica. Quando scade questo, infatti, vengono le rivoluzioni. Non è un caso che questo passo schmittiano, poche righe, da pagina, è la radice di un libro meraviglioso, se non l'avete letto ve lo consiglio fortemente, di Koselleck, Critique in crise, sulla patogenesi del mondo borghese. È stato anche ripubblicato dal Mulino anni fa, con il titolo, ma già era uscito così, Critica illuminista e crisi della società borghese. Koselleck è stato uno dei più grandi storici del secondo Novecento, lo possiamo dire, uno storico pensante, diciamo. Bene, l'intuizione, quel libro che è gemello del libro di Habermas sull'opinione pubblica, sulle trasformazioni dell'opinione pubblica, storia critica dell'opinione pubblica, per capirsi, e insomma, secondo me è più bello di quello di Habermas, più profondo, più radicale. Beh, quello è nient'altro che uno sviluppo di grandissimo livello, fatto da par suo, dal giovane Koselleck, di un'intuizione schmittiana, ma lui lo sapeva, era andato a trovarlo, ci aveva discusso, gliel'ha sempre riconosciuto, la tesi di dottorato l'ha discussa con lui, l'ha sottoposta, e il libro è il frutto fondamentalmente del lavoro di dottorato, diciamo. Quindi questo per dire che poi, insomma, questo autore con le sue ambivalenze e anche le sue cose odiose, poi ha generato anche, come dire, filoni di lettura influentissima, diciamo, del moderno stesso. Perché? Perché tu ti devi spiegare com'è possibile che risorgono i poteri indiretti, risorgono le guerre civili. Forse anche perché la guerra civile non te ne liberi mai, della guerra civile non ti liberi mai del tutto. Forse perché la guerra civile ha a che fare, è intrinseca a quella, la puoi reprimere. C'è un passo in cui dice lo Stato è un repressore della guerra civile. Dopo. La puoi reprimere, certo, ma probabilmente ha a che fare con quella condizione umana problematica che puoi leggere in chiave puramente laica, antropologica, antropologicamente, ma che, e lo posso solo accennare, ha a che fare anche con la questione della caduta, cioè anche quella una tesi teologica, anche quella una secolarizzazione di una tesi teologica. Peraltro tema presentissimo nell'idealismo, no? Il tema della caduta fra Fichte, Hegel e Schelling è presentissimo, cioè
la condizione della libertà è l'uscita dal paradiso terrestre. Il regno è il giardino di Agamben. Insomma, o c'è il regno o c'è il giardino. Se siamo nella politica vuol dire che siamo fuori dal giardino. Poiché la dimensione della storia, della politicità è quella in cui c'è il male, ma c'è anche possibile esercizio della libertà e soprattutto lo sviluppo, le condizioni dello sviluppo della libertà, della sua Entwicklung, no? La caduta è necessaria, diciamo così. Questo è hegelianamente, idealisticamente, hegelianamente. In Schmitt la caduta è un assunto di fede, è un fatto, cioè... Come dire, e lì è strana perché lui è un cattolico che non è confessionale, che non elabora una teoria confessionale, cioè tiene sullo sfondo dei temi che sono di natura teologica o teologico-politica e li traduce laicamente, no? Non ti dirà mai, per ragioni confessionali ti dico questo, oppure voglio un ordine, perché ne è scemo, cioè i legittimisti, i nostalgici, i parrucconi, i codini, prima facevano schifo perché pensavano erano scemi. Una volta che un mondo è quando la gente non ci crede più, è fatta in politica, bisogna andare oltre. Però bisogna creare allora un'altra legittimità, analogica. Allora, il tema della caduta c'è, lui però non lo propone mai direttamente così, lo pone nei termini della problematicità dell'umano. E la problematicità dell'umano deriva dal fatto che siamo, perché siamo imprevedibili? Perché siamo delle creature che vogliono fare come gli pare. È condannata e cadute appunto da una condizione adamitica di pace. Cos'è? Com'è il giardino? È quel luogo in cui l'agnello e il lupo, no? Il leone e la gazzella sono in pace, ma il mondo non è così. Nell'età, diciamo, l'età del catecon è l'età della caduta, possiamo dirla in questo modo. Quindi finché ci sarà politica, finché ci sarà imprevedibilità dell'umano e finché ci sarà necessità di frenare questa imprevedibilità dell'umano. Solo quando il catecon non reggerà più, è un tema paolino, no? È la seconda lettera ai Tessalonicesi, ma ripresa ampiamente, quando non, e Schmitt via via nel tempo da quell'idea di decisione produttiva arriva sempre di più, proprio perché... Weimar ha fallito, poi c'è stato il nazismo, diciamo che non è andata bene, insomma, ecco, i tentativi di rigenerare una forma politica, insomma, non è che là, e questo l'ha intuito veramente per tempo, proprio negli anni 50, nel 50, fine anni 40, le tendenze globalizzanti, il nomos della terra, non promettono nulla di buono e certamente non promettono una pacificazione, semmai una intensificazione dell'ostilità in nome della fine della guerra per l'umanità, delle guerre umanitarie. Aveva ragione su questo. Quindi prepariamoci con almeno cerchiamo un freno, ecco. Troviamo un freno. Oggi direi che è un tema attualissimo. Abbiamo bisogno di un freno perché le potenze caotiche sono, il caos è ovunque, l'ingovernabilità del globale, no? Ci sono vari tentativi di fare ordine fallimentari, spesso compensativi, puramente simbolici, i muri, tutte le cose che sappiamo, e però forse di un freno che funzioni, rispetto a Schmitt direi un freno integrativo, un freno anche dinamico paradossalmente, un freno che si assuma i problemi dell'integrazione sociale, c'è bisogno. Chiudo su una cosa, sul cristallo di Hobbes, bisognerebbe parlarne tanto. L'ultima parola di Schmitt, diciamo, su Hobbes è nel 63, in questa invice, questa serie di una nota, una sorta di nota integrativa, fondamentale però, in cui elabora un cristallo, una figura, come esito di una riflessione decennale di 30 anni, 40 anni su Hobbes. Come ultima parola appunto sul sistema hobbesiano. E in questo cristallo che è composto in basso e chiuso ed è composto dal sistema dei bisogni in basso, lui non usa tribe, usa bedürfnis, quindi è un sistema dei bisogni materiali nel senso dei bedürfnis. Il termine che usa Hegel invece è tribe nel sistema dei bisogni, però insomma che è pure interessante perché tribe è qualcosa di più propollente, più produttivo, mentre il bedürfnis è un'esigenza ma a partire da una mancanza, diciamo così, è una cosa che manca fondamentalmente, cioè il trib è pulsione, è impulso,
è una cosa che spinge da dentro e porta a generare. Di là quell'altra è una visione più difettiva, diciamo, mi sembra si può, però se qualcuno, poi discutiamo, se qualcuno non è c'ha altre interpretazioni mi interessa, perché è una cosa scuro proprio ora sto. Però è interessante che in ogni caso in basso ci sono i bisogni, nell'immanenza ci sono i bisogni, però nell'immanenza è chiuso lo schema, cioè se tu rimani sul piano dei bisogni non ce l'hai le risorse per andare al di là dei meri interessi e dei meri bisogni. Il sistema si apre andando in alto, cioè è un, lo potete vedere come un diagramma, diciamo, lo potete vedere come un pentagono o aperto in cima, o un esagono a cui manca la linea sopra, diciamo così, perché in basso è chiuso, sta nell'immanenza, c'è la materialità dei bisogni, si parte da lì, la matrice è materiale, è concreta, diciamo, poi salendo c'è l'apertura alla trascendenza, cioè al vertice, sostiene Carl Schmitt, nel Leviatano ci sarebbe un'affermazione laconica, così fu definita da Blumenberg, no? Jesus is the Christ, cioè Gesù è il Cristo, la mera affermazione del cristianesimo, del fatto che Gesù è il Messia, è l'unto del Signore, cioè una fede minima. Schmitt, che è partito con la decisione che è fatta tabula rasa, che ha sempre di più valorizzato il catecono, la necessità di frenare le potenze dell'anticristo, perché quello fa il catecono, alla fine ci dice occhio, perché anche per fare l'ordine laico mondano della modernità forse abbiamo bisogno di un sostrato minimo di valore, addirittura per lui ovviamente religioso. Naturalmente aveva ragione Blume, perché quando gli diceva ma è più che altro un'affermazione laconica, dire Gesù è il Cristo, che vuol dire? Troppo poco, fra l'altro non era bastato con le guerre di religione, però Schmitt ci sta dicendo le guerre di religione, la neutralizzazione del conflitto delle guerre civili di religione è stata possibile perché comunque un minimum si poteva presupporre, che era la comune fede cristiana. È uno Schmitt, come dire, meno convincente, più conservatore, più umbratile, che sembra aver perso una parte della sua radicalità e che però, come dire, cerca di salvare se stesso, Hobbes e la modernità, dal rischio che della decisione politica, avendola sperimentata su se stesso, nelle sue esperienze, sulla sua pelle, ma anche avendola fatta sperimentare, diciamo così. Esporsi al rischio del politico come un acrobata senza rete è assai rischioso, appunto, è troppo oneroso, troppo. Forse se lo leggiamo meglio Hobbes, anche qui ha anticipato una linea di lettura, non a caso poi dopo parlerà del libro di Hood sulla politica divina di Hobbes in un saggio poco successivo, è un po' una sorta di rassegna di discussione bibliografica, il compimento della riforma di due anni dopo. Ma oggi gli studi hobbesiani, c'è tutto un côté che insiste tantissimo, secondo me esagerando, ma comunque, sulla dimensione religiosa, sulla teologia politica. Vi ricordo sempre che nel Leviatano metà del libro è dedicata alla discussione dei libri sacri, per me per demolire, cioè per dimostrare dall'interno che la via è quell'altra, è quella dell'autorizzazione del dispositivo razionale, però oggettivamente deve dedicare metà del libro, metà del grande libro malefico, al confronto con i teologi, il che vuol dire che un peso c'era anche proprio del pensiero religioso. E quindi forse, come dire, poi Schmitt qualcosa ci mostra di una Hobbes meno forse radical moderno e più dentro un contesto in cui anche quando vuoi fare un taglio devi comunque poggiarti su qualcosa. Dopodiché oggi la domanda è: ma su che ci poggiamo? Gesù il Cristo, mi sembra, non lo so, pure il sovrano è un cristiano, la sovranità è cristiana, arriva anche qui, però non è tanto non attuale, perché tutti i discorsi alla Ratzinger sulle radici cristiane dell'Europa eccetera sono secondo me non, come dire, è troppo sulla difensiva, non mi pare che portino da nessuna parte, e poi insomma con una vena tradizionalistica a me non entusiasma, anche se capisco il senso di trovare un catecon rispetto alle potenze
anomiche della, a un anticristo senza Dio, cioè alla potenza anomiche del, del capitalismo come religione. Lo posso anche capire, però mi pare una risposta sulla difensiva e che guarda all'indietro, no? Ma in fondo è l'idea, almeno fissiamo un contenuto minimo su cui poggiare, una qualcosa della tradizione prendiamocela. In America, negli Stati Uniti ci sono delle cose divertenti, perché poi lì sono, perché c'è, non so, uno dei giudici costituzionali della Corte Suprema più noti, di origini italiane, Anthony Scalia, morto da poco, ha sostenuto che, anche scritto sostanzialmente delle sentenze, un giurista molto acuto, ultraconservatore, che gli Stati Uniti sono una nazione monoteistica, cioè che il fondamento vero della Costituzione americana è il monoteismo. Cioè, gli americani sono più, lo dicono senza problemi, sono molto, infatti sarebbe difficilissimo, anzi impossibile, per un esponente politico americano candidarsi se dichiara di essere ateo. È impensabile, ma magari è vero, ma non lo deve dire. Cioè c'è lì un contenuto minimo, appunto, la religione civile sta studiata da tanti, c'è. C'è anche, ci sono anche tentativi molto, per me molto discutibili, di valorizzare appunto la nazione monoteistica. Poi non ho capito la nazione monoteistica perché, cioè, nel senso, è anche un po' ambivalente, è un altro modo per dire la tradizione diciamo giudaico-cristiana, poi fondamentalmente è quello, perché, anche se col problema che il monoteista è pure l'Islam, e con i problemini che ci sono hanno avuto, non la vedo tanto facile. Mi pare che quando Scalia, il buon Scalia, che era tremendo, cattivissimo, propone, tira fuori la nazione monoteistica, lo fa pensando all'ebraismo e al cristianesimo, che nella versione americana è poi molto le sette evangeliche cristiane. O giusto riferimento alla nazione monoteistica avviene dopo una sentenza in cui si dice che i nativi americani, che non è che uno può fare quel che gli pare, cioè i nativi americani che hanno dei loro riti, si fumano il peyote, fanno cose strane, quello è illegale farlo in pubblico, eppure forse anche in privato se ti trovo. Cioè ci sono dei limiti all'esercizio della libertà religiosa. Gli Stati Uniti nascono, no, sulla tolleranza, sulla libertà religiosa, però la Corte Suprema a un certo punto, prendendosela ovviamente con i più deboli ovviamente, ha dovuto deliberare, poi insomma ci sono state le sentenze che hanno sanato la questione, però insomma ci sono stati dei momenti di difficili e anche un po' di scantonamento, e era divisa, spaccata a metà, e la parte conservatrice ti dice: noi abbiamo bisogno di un contenuto minimo, abbiamo bisogno di Gesù e il Cristo, o della nazione monoteistica. Vabbè. Per cui non è che quindi Schmitt, che ti dice, per me è uno Schmitt un po' insomma un bratile, appunto, tramontante, ma il sovrano è cristiano, il Leviatano è il Leviatano di collettività cristiane, cioè non è un modello d'ordine razionale generale che va bene per la sua forza razionalistica o teologico-politica moderna, anche, no? Per la capacità di giustificare la generazione di un potere trascendente laico, sempre, no? Ha bisogno di collettività cristiane, cioè deve poter presupporre un'alterità sostanzialistica. Punto molto interessante. Il sostanzialismo, cacciato dalla porta, rientra dalla finestra. Non è così. Guardate che una politica, un concetto di politica rigorosamente artificiale, non è così facile da portare avanti. Gira che ti dice, secondo me anche nell'ordine neoliberale, i residui di sostanzialismo, di naturalizzazione. Il neoliberalismo usa la naturalizzazione, naturalizza un sacco di fatti, di comportamenti, pretende di naturalizzarli, no? E la naturalizzazione è una risorsa analoga alla risostanzializzazione etica, etico-religiosa. Comunque è un modo per generare delle frontiere nell'umano indiscutibili e indisponibili, cioè che possono essere, da cui partire, che possono essere presupposte, che non siano in questione. E probabilmente, ecco qui l'antropologia, che in fondo
crea disagio, no? Uno da un certo punto di vista si potrebbe dire, ma un pensiero radicale, un pensiero autenticamente politico che, come dire, porti fino in fondo, fino alla sua estrema radicalità, il concetto moderno, post-sostanzialista di politica, fa fatica a presupporre un'antropologia. E Foucault notoriamente diceva no, per carità, l'antropologia ne sospetto, e aveva anche ragione, su cui io sono abbastanza d'accordo, però i rischi di psicologizzazione, etologizzazione, naturalizzazione sono dietro l'angolo. Miglio, grande pensatore del politico, del realismo politico, ha finito con l'etologia, con delle cose francamente non all'altezza di dove era partito, no? Con l'idea del paradigma della caccia, del caccia, cioè con una forma di positivismo. Cioè l'antropologia è sempre a rischio di positivismo. Trovo le leggi della natura umana, psicologiche, etologiche, quelle che siano. Quindi da questo punto di vista è chiaro che non funziona, l'antropologia bisognerebbe liquidarla, mi verrebbe da dire. In realtà però ti riesce sempre fuori, e ti riesce fuori, forse la cosa migliore è assumerla un po' alla Plesner, come apertura dell'umano, cioè come qualcosa che lo espone, da un lato ne segna la difettività, ciò che gli manca costitutivamente, e quindi anche la paura come fattore che lo condiziona, e dall'altra i bisogni anche, e dall'altra un'apertura che fa sì che si possa riempire di qualsiasi, cioè la natura della natura umana, di essere naturalmente innaturale, mi verrebbe da dire, cioè l'artificio. Quindi forse non ce ne possiamo liberare del tutto, perché poi questo dato di artificialità è un antropologico da un certo punto di vista. Sì, dall'altro è però una visione dell'antropologico che immunizza rispetto a qualsiasi tentativo di risostanzializzazione. Alla forse, ecco, si può provare a metterla così, diciamo. Dell'antropologia bisogna diffidare, però bisogna anche sapere che ti riesce fuori quando non te l'aspetti, e che poi, e che qui diffidiamo sempre per presupposto. Probabilmente dobbiamo capire che sono sempre proiezioni di nostre immagini dentro una generica apertura al mondo, e quindi dentro una generica artificialità che si può riempire di tante immagini diverse, e a seconda di quali immagini ci proiettiamo ne abbiamo anche paradigmi diversi, abbiamo paradigmi diversi di ordine e di potere. Ecco, mi sento che da Schmitz è una cosa, cioè, però ce la possiamo portare, cioè che se proiettiamo immagini spoliticizzanti, post-politiche, rischiamo di avere un grave problema, perché poi il politico con la sua durezza c'è e ti viene addosso, c'è un urto, e in più ci illudiamo di conquistare un territorio nuovo in cui non si sa perché siamo nel giardino. Ecco, io nel giardino, credo che sia difficile rientrare nel giardino, nel paradiso terrestre. Grazie. Grazie per questa bellissima, intensissima, densissima relazione, tra l'altro anche per i collegamenti con diversi autori che sono stati decisivi per la modernità, la teoria politica moderna. Tra l'altro l'epilogo era il trade union perfetto tra l'incontro di oggi e quello di ieri, perché proprio a partire dal dispositivo teorico delle immagini del mondo, anche ieri Dimitri D'Andrea metteva in discussione l'antropologia in quanto antropologia filosofica, però allo stesso tempo richiamava l'attenzione sulla capacità che certe immagini del mondo hanno di strutturare la soggettività, il suo rapporto col mondo e così via. Io mi limito semplicemente a richiamare qualche elemento, mi autocensuro rispetto alle domande che avrei voglia di fare, perché voglio lasciare la parola a voi, però tre elementi in particolare mi porterei a casa da questa relazione. La prima e la più evidente è che
Schmitt, come Canetti, come Foucault, rifiuta la definizione del concetto di potere. Anzi, è attraverso questo rifiuto che ci mette in guardia dai tentativi di definire un concetto come questo. Al pari di Canetti e di Foucault, inoltre, pensa alla politicità della violenza, che solitamente in tutte le concezioni consensualiste del potere è definita come l'elemento antipolitico per definizione. Domani, insieme a Elena Pulcini, affronteremo un'autrice come Hannah Arendt, e in Arendt questa cosa è detta molto chiaramente. Autori come Canetti, Foucault, Schmitt ci invitano a guardare la dimensione politica e produttiva della violenza. Ed è una sfida concettuale innanzitutto. Tra l'altro mi veniva in mente la definizione che Alessandro Passerin d'Entrev dava del potere come forza istituzionalizzata, a questo proposito, che è esattamente diciamo una buona approssimazione di ciò che abbiamo sentito quando, per l'appunto, parlando del politico e non della politica, perché non a caso quegli autori che richiamano l'attenzione sulla dimensione politica della violenza sono anche gli unici che riescono a distinguere il politico dalla politica, e non a caso, non a caso. Però Schmitt, a differenza di questi altri autori, ci offre un pensiero farmacologico, oserei quasi dire omeopatico, dove il rimedio è fornito dal veleno stesso, cioè è la capacità del politico di mettere a freno se stesso, il catecon, la capacità autoregolativa della Gewalt, della violenza, che autofrenante, la capacità di mettere in ordine, mettere in forma se stessa come origine del politico. E ultimo elemento, l'autoinsufficienza della immanenza. Questo è un altro elemento che emergeva molto chiaramente ieri dalla relazione di Dimitri D'Andrea. In qualche modo non si sfugge alla necessità di una ulteriorità, di un'eccedenza che non è semplicemente riducibile all'immanenza. Senza quel rimando l'immanenza resta orfana di qualsiasi messa in forma. Qui però mi taccio e lascio la parola a voi. Ho anche dato tempo, spero, di mettere in ordine qualche idea per elaborare domande ed esporle. Prego. No, innanzitutto vorrei ringraziare per questa veramente ricchissima, densissima esposizione che mi ha suscitato talmente tante domande che insomma, non saprei da dove cominciare, per cui cercherò di sintetizzare, cerco di sintetizzarne sostanzialmente due. Insomma, a testimonianza della complessità e il numero dei problemi che sono stati posti. Ecco, mi sembra che lei abbia in fondo, pur ribadendo che quella di Schmitt non è una prospettiva nichilista, comunque presentato una concezione della sua teologia politica in cui l'elemento teologico è sostanzialmente metaforico, cioè sarebbe un elemento di cui una modernità infondata, autofondata quindi in qualche modo, libera da presupposti di tipo teologico sacrale, si darebbe per poter creare ordine, ma lei ha usato proprio il termine finzionale. Mi sembra inequivocabile, insomma, il fatto che il teologico non sarebbe autenticamente tale, ma sarebbe semplicemente proiettivo rispetto al bisogno di autoaffermazione, autofondazione. Ecco, io rispetto a questa restituzione del discorso schmittiano, pur non essendo in realtà un profondo conoscitore come lo è lei, di Schmitt,
Avrei una serie di domande da farle, di anche eventualmente di appunto richieste di chiarimento, anche per chiarire il rapporto con Bloomberg, perché in qualche modo a me sembra che questo tipo di restituzione tenda a far leggere con occhi, diciamo, nicciani, pur se lei si vuole distanziare dalla lettura nichilista, come poi di Carlo Galli, che in qualche modo ne ha, l'ha data con la maggior nettezza questa visione nichilista. Comunque post-Bloombergiana, cioè in realtà la modernità sarebbe niccianamente liberazione dal cristianesimo, e tutto ciò che rimarrebbe all'interno di essa sarebbe in qualche modo semplicemente una rioccupazione tramite un linguaggio teologico di esigenze che ormai sono antropologiche e sono anticristiane, possiamo dirla così, cioè escludono un bisogno di trascendenza autentico. Ecco, leggere in questa maniera Schmitt non mi fa capire esattamente come lei poi interpreta invece il contrasto tra Bloomberg e Schmitt, che diventa nettissimo per la risposta di Schmitt a Bloomberg e via dicendo. Quindi chiamo subito in causa questo elemento anche a livello di personale studio, perché mi occupo di Bloomberg, per chi insomma non lo sapesse, sono un borsista di ricerca qua all'istituto. In fondo a me pare che questa restituzione dal lato del moderno, negli occhi, in fondo, non colga il problema della legittimità. Del problema della legittimità è il fatto che si può invece leggere il problema non dal lato del moderno, ma, come sembra fare lo Schmitt, dal lato del cristianesimo. Nel senso che nell'ottica di Schmitt il cristianesimo non è una dottrina teologica sacrale, eterna, immobile, piena di verità sostanziali che a un certo punto cesserebbe o sarebbe svuotata, contraddetta da un'altra affermazione, ma sarebbe essa stessa custodire questo movimento di autosvuotamento, di autosecolarizzazione, quindi di iscrizione dell'autonomia del politico all'interno della propria configurazione teologica. In questo senso, quindi, la secolarizzazione non sarebbe solamente un movimento di sacralizzazione, ma anche potenzialmente un movimento di conservazione della garanzia sacrale all'interno di un mondo libero e autonomo nella propria configurazione politica. In questo senso io leggerei anche la posizione di Hobbes. Io, contrariamente a Bloomberg, direi che l'affermazione di Jesus is the Christ in Hobbes non è affatto così laconica, nel senso che, dato che è funzionale e strategico a livello politico, dato che Gesù è il Cristo, Cristo è il sovrano escatologico, dunque dobbiamo avere un sovrano terreno al momento. Se noi non riconosciamo questo fondamento a livello teologico, siamo costretti ad ammetterne altri, perché, come dire, in contesto metafisico, come dire, il fondamento non può non esserci, o è quello o è un altro, e allora solo questa configurazione religiosa permette l'autonomia del politico, mentre una qualsiasi altra configurazione religiosa non consentirebbe un sovrano autonomo, in qualche modo, e quindi autenticamente sovrano. E quindi nella prospettiva di Schmitt le categorie di sovranità, di, per esempio, decisione, non sono pensabili fuori da un contesto cristiano. E quindi anche la questione dello svuotamento di una trascendenza solo fittizia diventa problematica. Quando si può pensare alla sovranità senza la configurazione ontologica che ha costruito la nozione di sovranità come di un potere che trascende l'ordine? Cioè, il mondo greco aveva pensato questo tipo di sovranità? No. E allora quindi il mondo moderno deve rimanere cristiano in qualche modo, altrimenti perde questa capacità di autonomia del politico. Per esempio, il riferimento potrebbe essere, questo è molto interessante, anche a Pascal. Cerco di essere velocissimo, scusate perché sto rubando tempo. In fondo, anche in Pascal abbiamo l'affermazione che lei in maniera bellissima ha chiamato fuori a proposito dell'assenza di una giustizia che fa sì che si sveli il fondamento mistico della forza alla base del diritto. Ebbene, in Pascal, già in Hobbes è più problematico l'ateismo di Hobbes, la situazione. Poi in Pascal invece abbiamo un contesto perfettamente teologico, credente, agostiniano, eppure abbiamo la stessa identica tipo di affermazione, in qualche modo, sul fondamento mistico della forza, perché connessa a un'affermazione della trascendenza della giustizia inconoscibile, che garantisce quindi una concezione del politico come gioco totalmente autonomo, totalmente desacralizzato, perché in realtà se ne svela la violenza. L'altro riferimento brevissimo è alla polemica con Peterson. Se quello che dice lei fosse vero, non si capisce perché Schmitt
dovrebbe obiettare qualcosa a Peterson. Peterson, tutto sommato, non dice che la teoria di teologia politica è invalida, dice che non è cristiana, cioè che il cristianesimo è la religione della Trinità e quindi la teologia politica schmittiana sarebbe una teologia politica monoteista. Se Schmitt intendesse in maniera solo finzionale la teologia politica, potrebbe dire benissimo, fantastico, è la teologia politica moderna, non c'entra niente con il cristianesimo. Invece lui si deve sforzare di dire che in realtà la Trinità cristiana è il modello della teologia politica moderna. E quindi questo complica questa restituzione, diciamo così, del tutto aconfessionale della prospettiva teologica politica dello stesso Schmitt. L'ultima domanda invece è una domanda politica, nel senso che sul ruolo che Schmitt può avere in un contesto attuale. Io condivido tantissimo questo interesse per Schmitt come complicazione rispetto alle ingenuità di, come dire, un universalismo anche a livello giuridico. D'altra parte mi chiedo se lei non vede, questa è una domanda provocatoria perché in qualche modo so come la pensa, ma vorrei rilanciarla esplicitamente sul tema, c'è un pericolo nel riutilizzare un Schmitt all'interno del dibattito politico, in qualche modo di sancire una fine o la crisi definitiva dell'illuminismo, cioè una fine dell'incondizionatezza dell'ideale utopico messianico della giustizia in qualche modo, come qualcosa che dovrebbe decostruire la stessa nozione di sovranità, cioè che quindi è giusto servirsi di Schmitt, ma se Schmitt diventa in qualche modo la cornice all'interno del quale operare questi lef, faceva tutto un discorso sull'irrisorietà dei tentativi di appellarsi a una giuridificazione metastatale. Beh, se in fondo comunque noi non perdiamo qualcosa della nostra storia della democrazia occidentale, penso a Kant, all'incondizionatezza del diritto, che in qualche modo è parte della modernità, e che in fondo la prospettiva schmittiana, anche per le cose che dicevo nella prima parte della domanda, rimane ambigua invece nei confronti di questa esigenza veramente laica e metaconfessionale far vedere un ideale utopico e incondizionato del diritto al di là della nozione di sovranità. E va bene, grazie, scusate. Grazie, la volevo ringraziare anch'io per la presentazione molto chiara e ricca. Io, rispetto al flusso di domande competenti del mio collega, in realtà ho solo una richiesta di approfondimento, una cosa che mi interessava. Sì, volevo tornare sul punto della sovranità, cioè quando lei ci ha detto sostanzialmente che nella sovranità c'è sempre la decisione, ma c'è anche sempre la mediazione, una mediazione. Quello che volevo chiederle è se volevo sapere appunto se questa mediazione potesse essere intesa come una costruzione razionale dell'accettazione della decisione, e se è così, quali elementi, diciamo così, consideriamo i fautori in qualche modo di questa mediazione, no? Mi pare che lei abbia accennato appunto al diritto, però penso forse che ci potrebbe essere dell'altro. Questo semplicemente. Allora, due cose. Una anche io sulla sovranità, sulla questione della sovranità come fonte di mediazione. Riflettendo su quello che ha detto subito dopo, in realtà a me sembra più che sia, diciamo, la mediazione la fonte della sovranità, cioè alla base della mediazione, quindi ci starebbe in realtà un potere, un dominio, no? Come abbiamo parlato anche di Hegel sulla fenomenologia della e quindi ci sarebbe un potere che fonda la mediazione che fonda la sovranità. Però se è così, poi non abbiamo più poi un riferimento di autorità, e se non l'abbiamo, perché certo poi non possiamo giustificare il potere con un accrescimento, no, di autoritario, no? Perché non c'è più l'autorità intesa come è perché se alla base noi abbiamo il potere che ci fonda la mediazione, certo non possiamo poi riconoscerlo come legittimo, o sì? È un percorso complesso. Questa è una cosa.
E poi, il punto è se il potere, se il potere, se il potere originale come sì, diciamo. E se appunto in questo modo noi non ci troviamo poi in un cortocircuito, no? Un po' come dice per esempio anche l'Arendt quando fa la critica sulla rivoluzione, quando parla della malattia dell'assoluto nel far coincidere potere e autorità durante la rivoluzione francese. Poi sempre per quanto riguarda ancora un riferimento all'Arendt per quanto riguarda l'imprevedibilità dell'azione, chiaramente c'è il paragrafo di Vita Attiva su questo e il rimedio, dice l'Arendt, è il potere della promessa. E volevo sapere secondo lei quanto, diciamo, questa ottica della promessa può essere assimilabile a quella di un patto giuridico. Secondo me non tanto, vedendo poi anche la teoria del giudizio politico, almeno che non intendiamo appunto il senso comune come lo intende lei, come una base di riconoscimento. Grazie. Allora, aspettate che voglio anche aprire un'altra cosa perché devo recuperare un appuntino che ho preso oggi sulla base di... Allora, intanto grazie, vuol dire che comunque ho provocato, diciamo, ho sollecitato riflessioni, non so se riesco a rispondere a tutto, ci devo anche pensare. Vabbè, Leonard, diciamo, più che altro mi ha fatto complimenti, quindi, e i tre punti che ha individuato, penso sì, condividiamo molto, in particolare questa questione della politicità della violenza. La cosa interessante è che questa politicità della violenza non è solo capita, pensata da filosofi, è un elemento strutturante di quello che Bobbio chiamava la teoria politica del diritto pubblico. C'è un passo importante della teoria generale, messo insieme, diciamo, quel volume che poi è stato chiamato teoria generale della politica, diciamo all'interno di una sezione molto, 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 come Bobbio era un po' un irrigiditore, però ci serve proprio perché fa un paradigma, quindi è il movimento dal diritto al potere, al potere al diritto, dal potere al diritto, è circolare, non si può separare, e fa tutto un discorso su contrapponendo sulle teorie che giustificano il diritto pubblico moderno, il diritto positivo, perché se c'è il diritto naturale fondato sostanzialisticamente nella trascendenza in Dio, nella tradizione, quello che volete, nell'astrologia, nella divinazione della natura, ok, se il diritto esistente, il diritto in un qualche modo prodotto dagli uomini, quindi fatto nella storia, diciamo così, e ci poniamo il problema di quale sia il fondamento di validità, cioè che cosa lo identifichi, cosa ci consente di distinguere nel fondo delle parole, delle frasi, ciò che è giuridico e ciò che non lo è. Bobbio dice ci sono due strade, una è quella della teoria politica del diritto e una è cioè l'idea che il fondamento del diritto l'ultima istanza è il potere, di una teoria potestativa, imperativistica del diritto, con varie declinazioni, ma insomma, e l'altra è quella della teoria normativistica. Peccato che tutta l'analisi che poi Bobbio fa dimostra che le due teorie sono speculari ma finiscono allo stesso punto in qualche modo. Perché? Perché in un caso la questione è la legittimazione del potere che pone il diritto, nell'altro caso è l'effettività, quelle condizioni di effettività della normatività. Cioè tu hai il problema, una volta sei partito dalle norme, dall'ordinamento giuridico come ordinamento normativo, di spiegare com'è che poi questo diritto normativo, questo dover essere, viene tradotto in realtà, diventa effettivo. E te lo devi spiegare non
occasionalmente, ma strutturalmente, non derubricando la questione empirica, no, perché è un problema teorico, costitutivo. Mm? E questo ci dice però che quindi non è, sai, pensare la politicità della violenza è un modo per demistificare il potere, così indulgendo a, potendosi permettere di fare dei discorsi, come dire, un po' sul crinale dell'estremo. No, la dottrina ufficiale, cioè la dottrina più, come dire, la teoria della dottrina più ufficiale che c'è del diritto, ti dice dentro, perché il potere è quello, è una violenza che si struttura. E Bobbio stesso ti diceva, insomma, guardate, c'è un nucleo che ha a che fare con diritto, forza e violenza. Poi, naturalmente, io vi dico che il potere istituzionale non dimentica del tutto la sua matrice, virgolette, violenta, ma certamente rappresenta un salto, una elaborazione forte che lo trasforma. Mm? E questo in parte è anche già una risposta, cioè sì, il momento originario è la violenza, però è il momento originario. Hegel lo considera solo fenomenico, Schmitt, a differenza di lui, sono diversi, lo considera, come dire, un effetto impronta decisivo, no? E poco elaborabile, meno elaborabile, ma comunque entrambi risanno che poi tutto ciò, quel momento originario avrà un seguito, produrrà una forma di istituzionalizzazione, produrrà una, per esempio anche in Schmitt stesso, una situazione normale che è la premessa della situazione normativa. Le norme sono possibili sulla base di una situazione normale, il vero problema è che le norme non producono la situazione normale, per produrre una situazione normale ci vuole una simmetria, cioè io non mi farei troppo, cioè nella sovranità c'è una simmetria, così come, e che è violenta se non altro rispetto a quello che c'era prima. Si tratta di forgiare, generare, imprimere un sigillo, come dire, ma del resto anche il sacro ha dentro di sé una violenza, quindi non è che poi sia tanto, non è uno scarto della modernità, forse è una traduzione o appunto una trasposizione. Oh, vediamo le domande più difficili, che sono varie, e quelle più difficili di tutte sono quelle di Battista, di Ludovico Battista, disgraziato. Allora, diciamo così, metaforico, a me non piace il termine metaforico quindi non lo uso, però è Schmitt a usare il termine analogo, analogico, lo dice lui, in quelle pagine che ho citato della Teologia Politica del 22, dice chiaramente che parliamo di analoghi, cioè tra i concetti teologici e i concetti politici ci sono delle analogie, quindi è, come vogliamo dire, o hai dei parallelismi, sono delle isometrie, è una comparazione di forme, di strutture concettuali che possiamo fare, non di contenuti, non c'è trasporto di contenuti. Poi noi sappiamo, ma lo possiamo dire noi, e anche Schmitt ogni tanto lo vede, lo accenna, che nel filtro secolarizzato, attraverso il filtro della secolarizzazione, passano anche contenuti. E tutto questo dibattito attuale sulla secolarizzazione, Habermas stesso è andato oltre, per cui adesso sostiene che i diritti stanno tutti già nel 200, nel 300, ha letto un po' di libri che insistono troppo su questa roba e si è convinto che sta già tutto là. Ma non è Prodi, Paolo Prodi, grande storico, però insomma in maniera raffinata, ma su gratta gratta l'idea era ciò che c'è di meglio nella modernità c'era prima. Quindi poi in quanto a reazionari, Schmitt è meno reazionario di questi, inconsapevolmente, perché accetta più lo scarto, la rottura. Questi ti dicono bella la modernità, poi il meglio era prima, è stata un po' rielaborata, ci dobbiamo appoggiare su quello. Schmitt diceva, ci sono degli analoghi, almeno nella teologia politica, poi dopo effettivamente ci sono degli slittamenti e un po' cambia opinione o comunque tende a chiudersi in una chiave un po' più contenutistico-conservatrice, ma comunque sono degli analoghi.
Quali sono questi? Quali sei esempi fa? Beh, l'esempio eclatante, però, certo, è quello che a lui piace tanto: il miracolo e l'eccezione. Come Dio fa i miracoli, cioè sospende la legalità della natura, il sovrano, anzi, chi diventa sovrano è colui che ha sospeso la legalità in nome dello ius, cioè di un'immagine di ius, di un'idea di ius, che lui, comunque, diciamo, in nome dell'ordine, siccome l'ordo, quello sostanzialistico, premoderno, quello della Chiesa, ricordiamoci sempre lo scritto sul cattolicesimo romano e forma politica, cioè Lee Schmidt dice: la Chiesa è fichissima, la Chiesa è complexio oppositorum, la Chiesa rende visibile l'invisibile, peccato che la Chiesa noi non la possiamo fare, cioè nel mondo politico secolare la Chiesa hai voglia a sforzarti, la Chiesa non la fai, ci devi mettere un sostituto, questo schifezza di Stato che non è la Chiesa, ma comunque che più assomiglia alla Chiesa, fino a che può, e può solo fino a un certo punto molto limitante, diciamo, e più effettivamente si può dire così, che lo Stato moderno più tiene conto di quello che era la Chiesa e prende atto del fatto che la Chiesa lui non può esserla, e quindi si acconcia e meglio fa. E sono d'accordo sul fatto che il primo Schmidt, diciamo, accentua la decisione, ma anche qui però, siccome vengo, forse sarà perché avendo studiato a lungo, insomma, i giuristi weimariani, ma anche, diciamo, io non tendo a non contrapporre in maniera rigida, al di là di Schmidt, di quello che lui e della sua autorappresentazione, decisione e norma. E noi abbiamo avuto appunto un professore che di Napoli, che poi, insomma, è stato il nostro riferimento a Salerno, Alfonso Catania, ha scritto un libro importante su decisione e norma, in cui metteva in evidenza, devo dire, il primo in Italia a farlo in quella temperie culturale, insomma, degli anni 70, che invece di contrapporli bisognava capire il nesso che c'era intrinseco fra decisione e norma. Peraltro lo stesso Schmidt lo dice, cioè la norma autosufficiente no, ma la decisione comunque produce una norma, non è che, e la norma è uno strumento comunicativo, è la comunicazione del contenuto della decisione. Quindi io sono diffido della tesi nichilistica, perché credo che occorra distinguere fra decisionismo giuridico-politico e nichilismo nicciano. Poi è chiaro che c'è una possibile connessione, un'area di famiglia, Nietzsche ce l'hanno presente tutti, non si sono inventati niente, gratta trovi sempre qualcuno che, però diffido della riduzione a Nietzsche. E credo che Schmidt sarebbe, anche nello Schmidt della teologia politica del 22, sarebbe sbagliato dimenticarsi di una cosa: Schmidt è giurista, ovviamente è un giurista che pensa radicalmente, quindi mette davanti ai giuristi quello che più delle volte non vogliono vedere, però è giurista. Parallelamente, anzi subito dopo, scriverà la dottrina della Costituzione, che è a tutt'oggi probabilmente il trattato sulla Costituzione più importante sia stato scritto. Cioè, non dimentichiamocelo mai, quando la decisione della sovranità, quello è un trattatello polemico, cioè quel libro è stato scritto contro il problema della sovranità nel diritto internazionale di Kelsen 2 anni prima. Lui si è talmente incacchiato che ha detto: adesso questo ha fatto sto mattone così, senti, una palla sovrumana, cioè, e comunque, e io scrivo 80 pagine, 100 pagine in cui lo demolisco, mi sono anche arrabbiato, per cui lo devo proprio, ma lo dice da giurista. Poi ha scritto un'opera che, insomma, ha segnato un pochino il Novecento, diciamo, no? Però la decisione della teologia politica, il sovrano è chi decide sullo stato di eccezione, ha un'area di famiglia, è lo stesso tema della Costituzione come il risultato, frutto di una decisione fondamentale sulla forma lo specie dell'unità politica. La Costituzione è decisione fondamentale, cioè è un problema giuridico-politico, è un problema di annodamento del giuridico e del politico. Quindi, questo per dire che l'insistenza sulla decisione e sul decisionismo collocata nel contesto della questione giuridica o giuridico-politica è, diciamo, da un ancoraggio, offre appunto una contestualizzazione che ci immunizza un pochino dalla facile riduzione al nichilismo, anche se no poi una volta che abbiamo detto modernità nichilista, arrivederci, sono tre parole e poi ci salutiamo.
è come dire, spiega troppo. Mm? Sì, oppure ecco, come dire, la legge del più forte, la volontà di potenza. Però poi vai a vedere i Schmitt, la formula volontà di potenza non è ripresa mai, no? Non, lui non è che ti sta dicendo, oh, ma poi alla fine il diritto è volontà di potenza, non sei, perché sarebbe, insomma, era troppo un giurista raffinato per dopodiché è chiaro che il discorso che lui fa è come dire, accetta di sporgersi, accetta il rischio del politico. Lui stesso dice tutti i concetti politici e anche giuridici per lui sono concetti polemici e sono sempre in camp, sono sempre dentro una lotta, diciamo, quindi vanno sempre collocati, e che credo sia anche abbastanza vero, francamente. Quell'analogo però, non chiacchierate fra di voi, vabbè che siete fidanzati, però quell'analogo, cioè poi chiacchierate, però se no parlo al vento, perché quelli sono alleati, poi lei studia Schmitt, l'altro Blumenberg, che stanno facendo l'alleanza Blumenberg-Schmitt. Allora, l'analogo, beh, quello che piace a Schmitt è il miracolo e l'eccezione, che significa che chi diviene sovrano chi offre la propria eccezionalità come risorsa. Questo è un punto molto importante. Dopodiché però, no? C'è la famosa conferenza, il testo straordinario sull'epoca della neutralizzazione e delle spoliticizzazioni annessa al concetto del politico, e in cui Schmitt, ma già nel concetto di politico viene detto, e Schmitt fa vedere come dopo, sì, purtroppo non ci si ferma lì, non si rimane in questa sorta di âge classique, diciamo, della sovranità moderna, hobbesiana, ma le cose vanno oltre, si complicano e non mi piacciono, ma anche quando vanno oltre in una condizione di sempre peggiore, sempre meno soddisfacente, di neutralizzazione sempre più faticosa, continuano i parallelismi, le analogie. Cioè, e papà non sempre funzionano benissimo, ora non c'è tempo di andare nel dettaglio, però tende a mettere insieme il razionalismo con l'idea del grande architetto, no? A un certo punto con l'idea stessa dello Stato di diritto come orologio, grande orologio, no? Della legge, e poi la morale, la filosofia morale, non sempre funzionano, ti pare di un po' forza, ma comunque, l'illuminismo razionalisti, il razionalismo morale dell'illuminismo, poi si arriva all'economia e lì si va, e l'economia è ancora terreno di battaglia, è ancora ideologia, non è solo dato materiale, diciamo così, e poi però si arriva alla tecnica. La tecnica è la neutralizzazione della stessa funzione neutralizzante, e quello in effetti è la devastazione, cioè è proprio la fine del, però l'idea di fondo che io credo molto attuale è che ogni, di teologia politica, è che ogni epoca pensa i propri concetti politici e giuridici sulla base di idee ultime di cui è più o meno consapevole, a volte anche inconsapevole, e che sono proprio l'orizzonte indiscusso. Cioè c'è sempre una metafisica politica, questo è il punto di fondo, anche quando la metafisica sembra non esserci più. Anche nell'età post-metafisica, la modernità non è vero che è un'età non metafisica, questo ha veramente ragione, ma c'è una metafisica moderna. Anzi, la teologia politica è la chiave d'accesso per spiegare la costituzione metafisica della modernità. E appunto questo paradosso di autofondarsi e allo stesso tempo di produrre o incorporare, fa differenza, ma comunque un presupposto che non generi da te stesso, oppure che generi da te stesso ma lo generi come se non fosse tuo, come se l'avessi trovato o se ti sovrastasse, diciamo così. Questa è la tesi, è l'idea che ma è anche poi un'idea di circolarità, cioè non è come nel patto hobbesiano, cioè tu devi, ti trovi costretto a presupporre ciò che devi giustificare e generare. Questo è, quindi c'è un paradosso della ragione moderna che è un paradosso teologico politico formalmente, analogicamente. Dopodiché, naturalmente, se uno poi nel concreto va a vedere, sì, ma spesso prendi dei contenuti di matrice religiosa e li elabori, è chiaro che c'è anche un contenuto e c'è un filtro contenutistico, diciamo così.
però ho la sensazione che sbaglieremmo a buttarla tutto sul contenuto. Ci sono due possibili intendimenti di teologia politica e di secolarizzazione. Il termine secolarizzazione, fra l'altro, Smith lo usa poco, usa secolarizzato in quella frase, in quella famosa massima, raramente, qua e là, ma poco, veramente poco. E c'è anche da capire se possiamo proprio sovrapporli. Teologia politica è uguale a secolarizzazione? Sì e no. Cioè, perché? Perché nella secolarizzazione ci sono due cose. Una è laicizzazione del diritto. L'altra è tra immanentizzazione del senso, transito di contenuto. Il secondo è un senso più hegeliano. Diciamo così, che la ipotesi teologico-politica può essere letta in una chiave più nicciana o più hegeliana. Ecco, io credo che in Hegel e che in Schmitt ci siano entrambe, e anzi io tendo un po' a leggere in chiave hegeliana, diciamo, o perlomeno a far vedere. Allora Hegel, ora qui oggi non potevo parlare, un capitolo di questo libro è proprio su Hegel e Schmitt. Hegel è l'autore, è il secondo autore di Schmitt, il primo, quello più evidente, esplicito, è Hobbes, ma quello nascosto, ma manco tanto, lo dice lui stesso, è Hegel. Dice anche che avrebbe voluto scrivere una monografia su Hegel, ma se è possibile rintracciare una traccia interpretativa che corre per tutta la sua produzione, in nodi e snodi, in momenti decisivi, sono gli snodi decisivi del suo pensiero. Quindi non è un caso, secondo me, perché in Hegel c'è ante litteram, detta con altre parole, la questione della secolarizzazione. La famosa annotazione sul rapporto fra chi è politica e religione, che esiste, insomma, vari luoghi, non a caso appunto Beckenfeld ci ha molto lavorato su questo, cioè studioso schmittiano, c'è, del resto, lo Stato è l'incedere di Dio nel mondo. Se non è una tesi teologico-politica questa, che è? Ma naturalmente stiamo parlando di teologia politica moderna, teologia politica secolaica, mondana, cioè bisogna chiarirsi, la teologia politica per me non è sostanzialistica, di quella di cui stiamo parlando ora. Non si tratta di affermare il fondamento in un ordinamento sacrale, sostanziale, dell'ordine politico. Anzi, proprio perché è inattingibile questa fondazione immediatamente sacrale e sostanzialistica, occorre trovare un'altra strada e, diciamo, generare o un analogo, oppure trovare un filtro che ti fa recuperare dei temi liberandoli totalmente o il più possibile dall'ancoraggio religioso. Se questa linea hegeliana porta a cosa? Alla tesi di Gaucher, quel libro molto bello, ma insomma è un libro hegeliano, però Il disincanto del mondo. Cioè la religione, il cristianesimo come religione della fuoriuscita dalla religione. Perché? Perché il cristianesimo è la religione della dialettica trascendenza-immanenza. Come prima c'è stata la dialettica mito-logos, poi col cristianesimo c'è, quindi si recupererebbe, Boucher recupera anche l'antico in realtà. Poi c'è una dialettica trascendenza-immanenza. L'incarnazione è una forma di umanità, è l'umanizzazione di Dio, cioè la immanentizzazione del senso. Uno esclude l'altro? La mia ipotesi è che ci sono tutte e due le cose, cioè da un lato c'è la rielaborazione contenutistica, l'immanentizzazione del senso, dall'altro c'è il taglio decisionistico, diciamo così, la tabula rasa e il catecon, insomma, no? Mettiamolo in questo modo. Vanno di pari passo, quindi è una mia reinterpretazione più che tende a leggere una chiave più complessa, più articolata, la stessa autointerpretazione schmittiana, ecco, cioè la stessa tesi schmittiana su se stesso, questo è il punto. E poi c'è la questione del volontarismo, si lega alla teoria politica del diritto. Blumenberg, ora poi bisognerebbe andare lì a soffermarsi proprio, però contrappone a Schmitt il problema della volontà, cioè il fatto che secondo lui c'è una razionalità dell'ontologicum e che non è la volontà politica che genera la modernità, no? C'è una rielaborazione complessa, precedente, umanistica, che, come dire, che crea le condizioni dell'autoaffermazione.
Mentre se è decisiva la nozione giuridica, infatti lui tende a delegittimare questa centralità del giuridico, è chiaro che è la voluntas al posto della veritas, diciamo così. Invece mi sembra che Bloomberg che tende a dire vabbè, ma la veritas si viene rielaborata in soggettività, o comunque il pensiero moderno crea le condizioni per cui non abbiamo un problema di verità, ma c'è il soggetto che si atteggia. Schmitt, rendendo evidente un problema del dolus public europeum, secondo me, ti dice occhio, perché nel momento in cui pratichi la strada della metti la voluntas al posto della veritas, hai cambiato binario, c'è stato uno scambio. C'è un nuovo inizio, che poi non sarà mai pienamente nuovo, ma è un nuovo inizio. E io su questo sono abbastanza d'accordo, penso che c'è una concezione volontaristica della modernità giuridica. Questo non riesco a liberarmene. Cioè, io pensare il diritto positivo, anche oggi, prescindendo dalla nozione di volontà, non è un caso che Agamben qua, mi sembra l'ultima volta che è venuto, una delle ultime volte ha attaccato la nozione di volontà, ha fatto tutta una cosa contro la volontà. Certo, perché sa bene che il regno, anche soprattutto il regno della modernità, ha a che fare con la voluntas, e quindi per poter recuperare il giardino bisogna liberarsi della voluntas del regno. Ho la sensazione che ci sia di mezzo questo. E lì vabbè, bisognerebbe andare, presente quel passo in cui Bloom, che genialmente dice ma tira in ballo Hegel, fa Hegel aveva questa cosa della teologia politica, Hegel aveva nella deduzione della sovranità. Io fra l'altro la prima volta che l'ho letto ho avuto un godimento, perché era una cosa a cui ero arrivato per cavoli miei, avevo scritto pure questa cosa sulla sovranità in Hegel da giovinetto, e quindi da giovane, diciamo, e mi era sempre, e poi era arrivata Schmitt attraverso questo, era una cosa che mi suonava ma qui c'è qualcosa, c'è un'area di famiglia, c'è qualcosa di comune, c'è un problema comune, ma non mi sembra mai nemmeno forse chiarito fino in fondo. Blumenberg, contestandolo, rigettandolo, me l'ha reso evidente, perché è lui a fare questo paragone. Cioè lui nel dialogo con Schmitt a dire sta teologia politica che te mi butti addosso, e io ti voglio far vedere che per spiegare il moderno non c'è proprio bisogno della teologia politica, no? Hegel per esempio è un esempio si può porre come non è che dice che è teologico politico, però dice Hegel per esempio nella deduzione della sovranità fa un'operazione che si potrebbe comparare, cioè lo capisce che lì, e infatti non è a caso, cioè il nodo è il momento. Quello è uno passaggio decisivo, perché è il passaggio della sovranità a sovranità dello Stato, e il problema che questa concezione di sovranità statuale, cioè di personificazione dello Stato, comporta quando c'hai comunque la necessità di agganciarla a un soggetto concreto, che è un grande nodo speculativo, cioè l'istanza più alta. L'ordinamento non può mai essere chiuso da un'istanza funzionalistica, ha bisogno di una chiusura soggettiva, incarnata, volontaristica, diciamo così, che è un nodo ancora attuale in qualche modo, cioè non ti liberi di questo, il potere legale razionale non gnaccialo. Guarda caso, il potere carismatico è un prodotto della modernità soprattutto, viene fuori come compensazione del deficit inevitabile del potere legale razionale, cioè di quello che pure è un grandioso avanzamento razionalizzante, però ti toglie qualcosa evidentemente. Ecco, io credo che lì ci sia in Hegel, ci sia la comprensione del fatto, non è un retaggio, sono stupidaggini, non è un attardarsi in qualcosa, è la consapevolezza teologico-politica, magari inconsapevole, che ti devi agganciare a un soggetto concreto, portatore della sovranità astratta, diciamo così, cioè portatore della razionalità politica. Se la sovranità dello Stato è una forma di razionalizzazione del potere istituzionale, comunque questa non può essere spinta, non può essere pensata prescindendo dalla soggettività concreta, da un aggancio concreto, anche visibile, simbolico.
da un punto di chiusura concreto. E questa roba qua, guardate, la personalizzazione del potere oggi è la versione estrema e anche francamente caricaturale, ma di questo nodo che noi abbiamo pensato si potesse rimuovere, eliminare attraverso appunto l'ordinamento delle norme, punto. Ma veramente il governo delle leggi al posto del governo degli uomini? Il governo delle leggi è un governo degli uomini con le leggi, cioè non è questa contrapposizione, non ha senso così rigida. È chiaro che poi se lo carichiamo di significato vuol dire che il governo delle leggi vuol dire che il potere non deve essere arbitrario, ma la discrezionalità, o il meno possibile, ma la discrezionalità del potere è ineliminabile. Lo stesso Kelsey chiude con la decisione, chiude con una teoria della generale delle norme, che è una teoria della decisione. Quindi, per quanto c'è l'autoritatis interpositio persino nello Stufenbau, cioè quindi persino nei normativisti c'è l'elemento della decisione, il che significa che c'è un soggetto che decide, non una funzione, non un'istanza e basta. Ecco, questo residuo, secondo me, ed è il tema della volontà. La critica che fa Blumenberg a quel passaggio lo tira in ballo. Poi dice, vabbè, ma non è questa decisione di cui parla Hegel, ma lì c'è una razionalità dell'ontologicum, non, che è un modo per dire, non diamo troppo peso al tema della volontà e della decisione in Hegel. Ci sarà la razionalità dell'ontologico, ma la filosofia del diritto che comincia col concetto di volontà e finisce col concetto di volontà, ed è tutta la storia dell'ispessimento della volontà. Cioè, Blumenberg c'ha un problema, l'introduzione alla filosofia del diritto, che si riannoda, no? Si riaggancia alla società civile in cui sfocia. I rimandi sono di Hegel, è Hegel che rimanda nei primi paragrafi, paragrafo 7, 19, ai paragrafi della società civile, dove si crea quella sistema di dipendenza reciproca, no? E poi ovviamente il rimando alla sovranità è evidente, insomma, questo è ovvio, che è però il rimando all'originalità del politico, seppur preparato sul terreno della società civile. Quindi io francamente la razionalità dell'ontologico, per usare la formula di Blumenberg, non la capisci in Hegel se non attraverso il ruolo che in essa ha la decisione e la volontà. Cioè è quello, ma è che parla della volontà, non è quello che invento io. Cioè, ribadisco, prendiamoci l'introduzione alla filosofia del diritto, che è la genealogia dell'etico, è una sorta di teoria dell'agire, diciamo così, e vediamo qual è il punto di partenza. Non è che parte da altro, non è che parte dalla sostanza, parte dalla sostanza che si fa soggetto, diciamo così. Quindi, dopodiché, Hegel è chiaro che c'è più contenuto, infinitamente più contenuto etico-politico, ma è un contenuto etico-politico che intanto vale in quanto lo giustifichiamo, in quanto riusciamo a far vedere che è prodotto attraverso le volontà, che è generato, fatto proprio, elaborato. La volontà si determina e per questo si decide alla finità. Articolo 6, paragrafo 7 dell'introduzione ai lineamenti. Decidersi alla finità. Cioè c'è il tema della decisione come premessa della libertà e la determinazione della volontà come ispessimento di essa, cioè costruzione di un sistema di relazioni volute che è anche un sistema di bisogni e interessi reciproci. Quando scelgo un contenuto, mi determino la volontà, ma allo stesso tempo mi metto in relazione con la volontà degli altri, creo le premesse di un mondo condiviso, quello della società civile, condiviso e conflittuale della società civile. Poi per Hegel la risposta vera è il primum, è il politico, cioè è lo stato politico, è lo stato lo stato esterno dell'intelletto, è importante, serve, ma è lo stato della società civile, diciamo così. Se ci fosse solo quello saremmo sul piano del liberale. Insomma, in questo è vero, Hegel è moderno, non è liberale, ma è moderno. È dentro la razionalità, anzi ci restituisce
la vera razionalità, un modello della razionalità moderna molto più ricco, perché non si limita, perché valorizza la volontà, che si viene, valorizza pure l'individuo, diciamoci la verità, diciamo il principio della soggettività, ma non riduce tutto a quello. Sa che è illusorio partire dagli individui come punti, no? Su cui costruisci, come punti archimedici, non è così, gli individui sono in una rete di relazioni e sono generati. È un grande tentativo di elaborare una genealogia dell'etico nella teoria dell'agire, etico che ti dimostra che comunque gli individui non sono mai il primo. Però, insomma, allora, a questo punto di vista non mi convince Blumenberg, perché non mi ha convinto sulla questione della sovranità, perché secondo me il problema della sovranità in Hegel, il problema della volontà e della decisione dentro l'ontico o l'ontico razionale, cioè, non lo so, c'è una dimensione ontoteologica. Io tendo a, allora, per essere chiari, Schmitt ha delle convinzioni profonde cattoliche, di un certo cattolicesimo renano, diciamo, e credo, ma qui lei è molto più esperto di me, paolino in qualche modo, no? Cioè sicuramente c'è il tema, è un cattolicesimo apocalittico e non messianico, ecco, perché poi l'immanentizzazione del senso è messianica, il catecon direi apocalittico, se non sbaglio, forse è una forzatura, lo so che rispetto a tutte le cose che voi sapete del pensiero, da storia del pensiero religioso, queste sono un po' delle forzature, delle violenze, però quindi c'è questo, diciamo, questo rapporto con la dimensione della fede, della teologia forte. Cosa voglio dire? Schmitt ha presupposti fortissimi, teologici e ideologici, ideologico-politici. Però la cosa notevolissima è che praticamente mai, comunque in tutti i suoi momenti più alti, le sue grandi prestazioni teoriche, te li sbatte davanti. Cioè, può capire che operino alle spalle, che siano elementi che orientano il suo sistema di pensiero, cioè che condizionano comunque il suo sistema di pensiero, ma non sono generatrici di teoria. Cioè la sua teoria giuridica, tu non puoi anche non nominarlo una volta Dio o Gesù per capirla. Cioè la dottrina della Costituzione tu non la nomini mai e la capisci uguale. Allora, ha fatto un'abilissima operazione di traduzione, forse un po' sì. Io penso che ci sia un condizionale, ci sono degli stilemi che ha profondamente nella sua testa, proprio nel suo schema di pensiero, approccio al mondo, e che in qualche modo che lo condizionano, che in qualche modo ha anche un po' tradotto, ma che fondamentalmente non sono la fonte, la spiegazione del suo pensiero, che è un pensiero totalmente laico, diciamo, almeno per me totalmente, cioè non c'è nulla di confessionale, no? Nulla, proprio assolutamente nulla. Dopodiché io penso che conti molto il fatto, una certa reinterpretazione, lettura del cattolicesimo politico conta nel senso che pesa, ma pesa nella misura in cui determina delle visioni, una visione laica, secolare, di questioni decisive, ecco. Non so se sono riuscito a spiegarmi, ma insomma penso che sia questo è un elemento fondamentale. Poi chiudo, perché vabbè, in parte Antonio ha risposto, credo, sulla questione della mediazione. Naturalmente uno può anche dire, ma questa cosa, la mediazione, è una sovradeterminazione ideologica esposta a potere vincente. Una volta che i vincitori hanno prevalso, i vinti si sono assoggettati, e quindi di mediazione ce n'è poca. Io francamente, proprio perché valorizzo molto la dimensione giuridico-politica, credo, e delle istituzioni, credo invece che vada presa sul serio, cioè quella mediazione c'è. Il fatto che alle spalle della mediazione ci sia la decisione, o che la mediazione stessa abbia bisogno di decisioni, seppur con, intanto le imbriglia quando si fa ordinamento, non vuol dire che la mediazione è sovrastruttura, epifenomeno,
che il diritto quindi sia il fenomeno e che l'unica cosa vera sia la decisione, decisione da intendersi come politica dell'origine, diciamo. Cioè io credo che ci sia, quando ho parlato di genesi politica del diritto, vuol dire che c'è un rapporto costitutivo fra due dimensioni che sono entrambi decisivi. Schmitt scrive nelle lettere, ora sarà un'autorappresentazione, le lettere a Bobbio, noi siamo due giuristi di professione, non due rivoluzionari di professione. Ora, al netto anche del narcisismo e dei tentativi di ricostituire un rapporto, siamo nel dopoguerra, io penso ci sia un nucleo di verità, cioè è giurista, non pensa radicalmente, questo pensiero radicale ci mette davanti i grandi nodi del pensiero negativo, no? E della critica del moderno, ma pensa dentro l'ius publico europeo, anzi tanto pensa dentro e ai confini, che ne pensa il tramonto e la crisi senza riuscire a indicare un altrove. Anzi, quello che indica è un nuovo nomos, un nuovo ius publico europeo all'altezza delle sfide di oggi, un nuovo nomos della terra. Per cui io penso che se valorizziamo questo momento giuridico istituzionale, la mediazione possiamo, è la stessa tesi hegeliana. Hegel perché dice l'origine fenomenica è la violenza, ma poi dopo possiamo riconoscervi la razionalità, perché ti dice da lì è nato lo Stato istituzionale, è la tesi di Hegel, anzi semmai è Schmitt che sottolinea di più l'elemento di violenza, no? Cioè fra i due alla fine ti dice comunque senza decisione non si fa niente. Io, questa è la mia interpretazione, dico occhio perché è sempre, perché anche la lettura di Schmitt è come dire, mette in evidenza, ci mette in luce delle cose che ci sono, ma è molto unilaterale. Forse se teniamo insieme, non dico sullo stesso piano, ma comunque, perché in fondo la mediazione è possibile sulla base di una decisione, ma riconoscendogli il valore che entrambe hanno, ci liberiamo, cioè, come dici, liberiamo anche dalle, perché se fosse così noi dovremmo combattere il potere, abbattere il potere, a parte il fatto che per abbattere il potere bisogna avere un potere e quindi si rischia di essere vittime, di subire la nemesi, ma soprattutto non guardiamo, cioè non è illusorio, io credo che sia illusorio, è un appuntino che ho preso oggi sulla base di una sollecitazione che ho avuto ieri. Forse qualcuno mi ha detto, diceva, in Schmitt contro la trascendenza del potere non contano i contenuti integrativi, e in parte è vero, perché poi per lui sono polemogeni, sono il motivo per cui alimentano il conflitto ermeneutico, è il motivo per cui non crede giustamente che alla giurisdizione possa essere accollato troppo, soprattutto non possono essere accollati compiti politici. In realtà noi sappiamo che trascendenza come immaginazione di alternative, di un'alternatività rispetto al piano dell'immanenza da cui non si può uscire, di un mondo amministrato che non ha alcun fuori, nessun contropotere. Trascendenza in questo senso può appunto significare anche alterità contenutistica o di matrice religiosa passata attraverso secolarizzata o anche laica, ideologica, ideale, filosofica, cioè l'apertura di un orizzonte alternativo. Io penso, questo è proprio il punto, mi si è chiarito in maniera proprio evidente, come da un caso c'è tanto Gramsci qua dentro, questo, che la trascendenza politica moderna, in quanto autotrascendenza dell'immanenza, diciamo così, è una trascendenza egemonica, cioè la chiave è questa. È la nozione di egemonia, che è fatta di forza e consenso. Cioè c'è tanto la trascendenza del potere quanto un filtro contenutistico, o diciamo una dimensione contenutistica che alimenta poi la possibilità davvero di andare oltre, di dire ci solleviamo rispetto a quello che è, perché il potere non ci piace magari, costruiamo contropoteri o immaginiamo
immaginiamo altre vite, no? Diceva Bodei, cioè immaginiamo, lottiamo per un modello alternativo perché non ci piace l'assetto sociale dei poteri indiretti, economici o di altro tipo che, in cui siamo. Cioè effettivamente questo è un tentativo di mettere insieme, naturalmente la trascendenza egemonica però non può, non permette di avere solo i contenuti, perché se tu c'hai solo i contenuti immaginativi e non c'hai il potere non vai da nessuna parte, è una cosa del tutto ineffettuale, che è, la, che è il problema di Arendt, il problema che io ho con Arendt. Cioè Arendt appunto è estranea alla politica del diritto, cioè è proprio una pensatrice estranea al diritto moderno e alla politica moderna, la rifiuta, però poi ci deve dire, e infatti non capisce però niente della questione sociale, occhio, e schifa il lavoro, mi deve dimostrare che la polis è un paradigma per pochi, peraltro è una ricostruzione e comunque parecchio tempo fa, diciamo. Ho la sensazione, quindi Arendt, anche Habermas, se tanto, no, perché poi è anche di moda, a un certo punto bisogna scappellarsi di fronte a Arendt, per cui infatti è enorme, che è una grande teoria del diritto poi in fondo, comunque per cercare le risorse alimentanti, no? Simboliche, mobili, diciamo, che danno dal basso, tira fuori questo concetto dell'agire di concerto, Macht come azione di concerto, e richiama l'Arendt, ma è una furbata. Perché l'azione di concerto dell'Arendt in pubblico, eccetera, è una roba che non ha niente a che fare con la politica nello Stato costituzionale di diritto di cui parla Habermas. Cioè è un abile cortocircuito, perché uno prende una nozione in cui, come dire, siccome il potere è brutto, non c'è il potere, ma c'è la potenza espressivistica dal basso, e mi sono fatto, mi sono sentito più buono, ma non funziona, infatti. Non funziona. Basta. No, posso. Sì. No, cioè, qua la proprio alzata. È verissimo che la trascendenza radicale ed egemonica che ispira le controcondotte deve avere un'efficacia politica. Il problema qual è? Che l'efficacia politica di cui stiamo parlando non è la stessa di cui parla Schmitt. Cioè, se si è in grado di agire di concerto continuativamente, durevolmente, autorevolmente, e se non si viene fatti fuori dalla violenza, c'è qualche possibilità di incidere, così come diciamo così hanno saputo incidere in certi paesi costituzionali, in certe democrazie costituzionali, determinati movimenti che però hanno saputo resistere alle ondate, alle bordate di violenza istituzionale. Cioè, questa è su... ma infatti è fondamentale. Ma infatti è fondamentale l'integrazione che ha appena detto, cioè non basta essere radicali, bisogna essere egemonici, ma per essere egemonici bisogna... no, su questo sono assolutamente d'accordo. Altre due cose veloci, queste invece sono proprio domande. A mio modo di vedere, gran parte della confusione o del dialogo tra sordi che ha luogo quando si parla di violenza, del misconoscimento della sua dimensione politica, è figlio non soltanto del fatto che spesso gli specialisti restano ostaggio dei linguaggi degli autori di cui si occupano e non sono spesso disposti a tradurre il linguaggio che stanno utilizzando nel linguaggio di altri autori, ma anche del fatto che c'è un certo ritardo concettuale nell'analisi della violenza, perché la violenza episodica, la violenza in atto, non è la stessa cosa della violenza disposizionale, cioè della violenza minacciata, che ha strettamente a che fare con il potere. E nessuna delle due equivale, io propongo questa distinzione, alla violenza dimostrativa, che è una via di mezzo, con cui tu puoi agire violentemente,
quindi far fuori qualcuno e allo stesso tempo utilizzare quella violenza in atto come mezzo di educazione, di costruzione egemonica di una relazione di potere continuativa, eccetera, eccetera. Secondo me Arendt perde completamente di vista queste distinzioni. Per chi ha a cuore effettivamente il riconoscimento della dimensione politica della violenza, bisognerebbe magari addentrarsi in queste distinzioni che sono molto importanti per le implicazioni che poi consentono di, diciamo, di considerare. Una controreplica alla risposta che era stata data a Blumenberg, non per incentrare troppo il dibattito su Blumenberg e Schmitt, però secondo me è importante, perché a me convinceva molto la risposta che era stata data, cioè un conto è la categoria di teologia politica, un conto è la categoria di secolarizzazione, perché soltanto in questo secondo caso non si tratta semplicemente di un'equivalenza funzionale dei concetti tra politica e teologia, ma avviene qualcos'altro, cioè una immanentizzazione del senso. Qual è il problema? Che Blumenberg se la prende non contro la categoria di teologia politica, ma contro quella di secolarizzazione, che è, e questo è tutto contenuto nella prima parte della legittimità dell'età moderna, una categoria polemica che si fonda su un atto di espropriazione, eccetera, eccetera. Ultima questione, il tentativo di attualizzare lo strumentario concettuale di Schmitt oggi. Allora, ovviamente io ho sempre visto una grande risorsa in Schmitt, negli studiosi di Schmitt, soprattutto diciamo in una fase per quanto riguarda il momento critico decostruttivo, no? Degli universalismi, delle strumentalizzazioni, del lessico umanitario, le guerre umanitarie e così via. Poi però qua in campo non c'è soltanto questo nel suo tentativo, c'è anche un tentativo generativo, costruttivo, attivo, che ha strettamente a che fare con la capacità di pensare e ripensare le istituzioni politiche in grado di dar forma. Ora, se questa è la sfida, mi chiedo, siccome anche ieri si stava ragionando con Andrea sullo scarto crescente che c'è tra soggettività neoliberale, cioè ciò che siamo diventati, e la capacità che le istituzioni democratiche, moderne, dello Stato costituzionale moderno, hanno di rispondere a quel tipo di soggettività, dal momento che sono tarate su un'altra tipologia di soggettività. Ieri parlavamo di due strategie. Una è quella che può essere dal basso, che può consistere in movimenti capaci di essere radicali ma egemonici, credibili attraverso le pratiche. L'altra è la capacità di ripensare, ritarare la scala delle istituzioni. Per fare questo però, in una prospettiva schmittiana, dobbiamo essere disposti a scommettere sulla fine del nesso che c'è tra sovranità e scala statuale. E mi rendo conto di dire, di buttare, diciamo così, una bomba. Però se prendiamo sul serio la sfida di ridurre quello scarto, dobbiamo essere disposti a ripensare il nesso che c'è tra sovranità, che è ineliminabile per chi ha a cuore certe categorie, e la dimensione statuale moderna. Il microfono per altre domande qua. Vabbè, il vecchio Hegel, visto che è stato citato, nel paragrafo 6 dell'enciclopedia diceva una cosa secondo me molto importante, cioè diceva che la realtà, l'empiria, cito un po' a memoria, la realtà, l'empiria è una prima prova, magari estrinseca, della verità di una filosofia. E d'altronde, anche prima della logica formale, si capiva che il vero non poteva mai implicare il falso. E quindi, tornando al discorso schmittiano, ecco, c'è qualcosa che probabilmente c'è un'implicazione che io intravedo vero-falso, in termini proprio empirici, dell'analisi schmittiana. Ecco, prendiamo
Prendiamo sostanzialmente il discorso che lui fa, innanzitutto il fatto del primato, cioè primato del privato, dei privati che verranno, eccetera, eccetera. Sì, d'accordo, sì, però sostanzialmente c'è anche qualcosa del genere nel discorso di Schmitt e soprattutto c'è sottinteso nel richiamo a Hobbes l'idea che di là dell'aspetto statale, quello è il vero fondamento che si dà a questo Leviatano in tutto questo discorso, ci sia il caos. Ora, empiricamente, oggi ci troviamo a poche centinaia di chilometri da noi, da 8 anni circa, una situazione dove in base a una ripresa del massimo dell'aspetto valoriale che è stato costruito all'interno della cultura del movimento operaio socialista nel nord-est della Siria, sono 5 milioni di persone che campano senza Stato attraverso una forma di socialismo autogestionario e compagnia cantando. Ora, questo banale aspetto empirico della realtà che noi ci troviamo oggi a vivere potrebbe indirizzare la nostra attenzione verso un possibile aspetto ideologico nel senso marziano, di quelle che sono analisi come quelle di Schmitt, cioè in qualche misura sarebbe più un nascondimento della possibilità di superamento del presente che è un'analisi del presente, un po' come quando Kant nella Critica della ragion pura difende l'utopia dicendo appunto che spesso e volentieri alcune cose che sembrano critiche all'utopia sono dei meccanismi di allontanamento dalla stessa, cioè il processo critico crea una forma mentis che allontana dal superamento dello stato di cose presenti, per usare delle terminologie un po' retro. Ah, poi una cosa, chiudo qua, una cosa molto più banale: è vero che ci vuole potere per superare il potere, però in realtà nel primo caso il potere è poter fare, nel secondo caso il potere è poter far fare, cioè è vero che e quindi non c'è probabilmente vera contraddizione in questo processo. Tu comunque un superamento dello stato di cose presenti indubbiamente implica un poter fare, un poter riuscire in questo intento, però quello che tu togli di mezzo è la capacità di alcuni uomini di poter far fare la propria volontà ad altri, e quindi non c'è contraddizione in questo. Vedo invece una contraddizione proprio banale nel senso che l'analisi che fa Schmitt poi si cozza contro determinate, potrei fare anche altri esempi, ma questo è proprio il più quello di Rojava, secondo me è il più evidente, cozza proprio contro l'empiria. Banalmente un'analisi di questo genere porta a determinate conclusioni che poi nella realtà fattuale delle cose non si vanno, ovviamente poi questo discorso si potrebbe fare anche per Nietzsche, per Hobbes, eccetera, che in qualche misura virano anche loro in quella direzione. Mi rendo conto che sono stato un pochino più buzzurro rispetto ad altri interventi, mandando sull'empiria, però chiedo scusa, però insomma mi premeva di cercare di individuare anche questo tipo di punti. Sì, io volevo tornare un attimo alle questioni di teoria del diritto. Io credo, professore, che uno dei problemi dell'attuale normativismo italiano sia proprio la liquidazione del soggetto nella formula icastica schmittiana, no? Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione. Cioè il soggetto viene completamente liquidato, le faccio degli esempi, nei processi di identificazione di norme di Guastini, chi è il soggetto che decide in quei processi di identificazione? Mi sembra, no, un circolo autopoietico in cui si cristallizzano delle formule senza soggetto, ma anche la sfera del non decidibile di Ferraioli in un certo punto di vista manca del soggetto della decisione, cioè tutta l'analisi è sul cosa. Sul come anche, ma non sul chi.
Ecco, mi verrebbe da dire che sono delle forme di, ecco qui l'attenzione sull'etimo della parola, delle forme di teorie giuridiche nichiliste, ma non nel nichilismo nel senso di riferimento al nulla, ma nel riferimento alla forma, no? E qui mi riferisco insomma al nichilismo così come lo pensa Hirti, nichilismo giuridico. Nichilismo giuridico, che cos'è il nichilismo giuridico? Si è tanto citato il nichilismo giuridico. Nichilismo giuridico non è la riduzione al nulla, ma alla forma. Ecco, credo che un problema delle teorie normativiste attuali siano proprio quelle di essere nichiliste nel senso della riduzione del diritto alla forma. Tout court. Grazie. Se vi viene in mente qualche... Allora, sì, non ho poi risposto proprio a tutto. Ma diciamo così, qui c'è un'idea di fondo. La tesi di fondo è che la teologia politica sia inestinguibile, non aggirabile. La tesi di fondo è il lavoro, è questa. E che la teologia, la cosiddetta teologia economica, Agamben, ma insomma molto sulla scia di Foucault, e diciamo anche un po', anche se lì è un frammento, di Benjamin, poi la gamba è una cosa un po' complessa e qui alla mia obiezione lui stesso ha un po' ridimensionato, quindi, però a me pareva che nel Regno della Gloria l'idea di fondo fosse che ci fossero due paradigmi e che in qualche modo quello più fondante, più di lunga durata, fosse appunto quello del governo pastorale, della teologia economica rispetto a quello della... Ecco, la mia tesi, la mia idea è che questa sia non è un paradigma alternativo rispetto alla teologia politica, come teologia della violenza, della risposta al tema della violenza, ma una teologia politica in forma indiretta, o una teologia antipolitica, una teologia politica nella forma dell'antipolitica. Cioè non sia veramente la conquista di un paradigma, perché poi c'è la strana cosa, perché da una parte ci sono i riferimenti a Rojava, dall'altra ci sono i neoliberali che ti dicono no, neoliberali o coloro che assumono il neoliberalismo come una chiave per rileggere la modernità sotto l'egida della governamentalità, diciamo così, che ti dicono vabbè, no, ma empiricamente o storicamente esageri, non lo ius publico europeo, la questione del giuridico politico così centrale nel moderno a lungo e quindi anche dello Stato moderno è quasi un epifenomeno, è sulla superficie, le cose vere stanno sotto, oppure le cose possibili sono ben altre. Ecco, io penso che francamente non sia così e penso anche che tutti i tentativi di dimostrare che di relativizzare il peso teorico delle dottrine giuridico-politiche, del nesso giuridico-politico, del jus politico, falliscano, collassino, o finiscano per presupporre quanto vogliono negare, per replicarlo in altra forma. Comunque questa parte sulla teologia economica la farò, quindi è ancora il corso d'opera, magari cambio idea scrivendola, però la sensazione che sia una sorta di mossa di falso movimento, ecco, di mossa interna, di sia, come dire, lanciare oltre l'ostacolo, pensare che si è conquistato un terreno nuovo, che il vero terreno era ben altro, era questo e ci siamo raccontati per secoli che era un altro, appunto a partire dall'assunzione del paradigma controversistico delle guerre civili. Perché poi significa di sostenere che le guerre civili non sono la vera questione, che la guerra di religione non sono il paradigma inaugurale del moderno, e questo mi fa un po' fatica storicamente. Ecco. Si può anche dire in un altro modo, la teologia economica è un'ideologia nel senso negativo, di falsa coscienza. Ecco, forse posso proprio alla fine spararla così, anzi me lo segno, io lo scrivo così e arrivederci e grazie. Mentre aggiungerei a questo che c'è anche la cosiddetta teologia giuridica, cioè la moralizzazione del giuridico.
in cui rientra anche una curvatura dell'universalismo che secondo me un po' lo tradisce o comunque lo degrada, è una sorta di compensazione del fatto che a furia che non riesce a fare ordine, cioè a furia di pensare che non c'è bisogno di fare ordine, e allora ti butti sulla morale, ti butti sulla è una compensazione del vuoto di politica. Negando la politica devi ricorrere alla moralizzazione del giuridico, che ha il piccolo problema che mette in crisi il giuridico, che non può fare tutto, ha dei limiti, ma quando fa le sue cosine fatte bene, diciamo, funziona, nel senso che persegue, riesce a essere effettivo, mentre la moralizzazione del giuridico condanna il diritto all'ineffettività e alla strumentalizzazione. Questo è il punto di fondo, all'opacità, gli fa perdere quegli elementi proprio di, sempre relativa, ma comunque generalità e certezza che ci hanno fatto vedere in esso, credo in maniera motivata, una forma di razionalità garantistica. Ecco. Quindi un po' questo è l'idea di fondo, è questa. Sulla questione dell'attualizzazione di Schmitt, cioè qui non è che si propone un'attualizzazione, si usa Schmitt, poi nel libro c'è 100 pagine su Gramsci, è un uso anche per andare ben oltre Schmitt, però io ho la sensazione che se pensiamo di potercene semplicemente liberare, ce lo ritroviamo che riemerge e ci infastidisce parecchio, perché poi accampa i suoi diritti, diciamo così, è un po' come uno zombie che riemerge e ce lo troviamo addosso. Non ho risposto prima, ma si lega a questo, alla questione dell'universalismo. Perdiamo qualcosa di noi. Io credo però che bisogna correre il rischio, cioè bisogna guardarci dentro quell'universalismo, bisogna guardarci dentro il carattere appunto fuorviante dell'analogia domestica. Non è che bisogna sottrarlo appunto alla retorica, alla moralizzazione. Anche lo stesso tema cosmopolitico, il cosmopolitismo per me è a bassa intensità politica, è una disposizione morale più che politica. Se l'obiettivo è la cooperazione internazionale o una lotta internazionalista emancipativa, di cui ci sarebbe bisogno, segnalo che l'epoca del globalismo è caratterizzata dal grado zero della solidarietà internazionale, in particolar modo in certi casi eclatante, vedi i palestinesi, quindi c'è qualcosa che non torna. Beh, se vogliamo rilanciare il credo che sia meglio assumere un paradigma realistico, riconoscere e accettare che il mondo è un pluriverso, tra l'altro è una buona norma perché evita di pretendere di omologare gli altri, diciamo così, e a partire da questo poi si tratta di rilanciare lotte su scala statale innanzitutto, ma che non perisce per niente di rilanciare su più stati, anzi l'unica possibilità che ci sia un rilancio di lotte emancipative internazionaliste è che in più stati, in più realtà politiche contemporaneamente o quasi si affermino ipotesi di trasformazione, ecco, ipotesi alternative che ovviamente troveranno anche le forme possibili di coordinamento, di connessione, il che poi sarà anche supportato, sostenuto da un movimento internazionale magari, o comunque da una connessione, è già accaduto in passato, non è che... Però non partirei dalla cosmopoli, perché la cosmopoli non funziona. Però, giusto per precisare, il ripensamento della scala non significa necessariamente che la scala debba essere più grande, o anche essere più piccola. Sì, quello è vero, però anche lì... Io, come dire, ho qualche perplessità, perché a me non è che non mi piace, cioè che lo rifiuti, per carità, però diciamo così, vedo difficile comporre scale piccole, il micro, da solo, lasciandolo un po' a se stesso. Vedo impossibile uniformare tutto nel mega, alla fine, chiaramente, quella misura intermedia che è un punto, una sorta di universale concreto, determinato, che è lo Stato, che peraltro è frutto anche di violenza e anche di processi di uniformazione, ma soprattutto dell'accumulo di artificialità
nel corso della storia, no? È un accumulo di artificialità lo Stato moderno, che è un artificio prodotto nel tempo, cui si stratificano delle tradizioni che sono rielaborazioni o anche invenzioni a volte persino, e che ha una misura però plausibile. Non riesco tanto a pensare, certo si può, lo stesso Schmitt aveva pensato i grandi spazi, è vero che il mondo si sta riarticolando, oggi l'ipotesi di un'idea terrorista è totalmente caduta, che però insomma gli americani hanno perseguito a lungo, anche con una, i neocon questo avevano in mente, no? Rivoluzionare il mondo a un'unica immagine, ora diciamo sono successe delle cose per cui hanno cambiato idea. Certamente oggi c'è un pluriverso, ci sono spazi che si, regionali o continentali che si organizzano più o meno, insomma ora poi in alcuni casi in maniera più intensa e più istituzionalizzata, in altri meno. In questo c'è la questione Europa, che però insomma l'Europa è questa, cioè non c'è, o quello che c'è non è quello che servirebbe. Forse un'altra, proprio altra dimensione di cooperazione europea, di proposta potrebbe venire, ma solo dalla radicale messa in discussione di questa qui che non va, forse, perché poi è tutto da vedere, è una partita aperta, però almeno esci dall'equivoco e anche da questa morta gola, da questo svuotamento che è in atto, che oramai peraltro ha vissuto anche momenti di accelerazione notevole, per cui... Però insomma ecco, io faccio fatica, penso che l'universalismo sia critico, a cui riconosco che non liquiderei, diciamo così, però vada, abbia più possibilità se fa un bel bagno di realismo politico, perché non significa abbassare l'orizzonte delle pretese, significa radicarlo in un'analisi della realtà. Cioè quando io parlo di realismo politico, per intendersi, intendo Machiavelli, Gramsci, questi, mica una cosa quietista per dire stiamo buoni, cioè che poi non so quelli, perché il realismo politico non so i codini, lo stesso Schmitt a suo modo reazionario probabilmente, ma un pensatore radicale, cioè non è che gli serve per dire state buoni se potete, cioè non, no. Dunque, altre questioni, me ne avete poste tante. Allora, sul Rojava, io devo dire la verità, che è una realtà interessante, tutto quanto, però io faccio fatica realisticamente, empiricamente, a vedere in quella realtà piccola, da leggere nel suo contesto, che è anche quello di una guerra, di una battaglia fatta encomiabile, fatta insieme anche con, cambiando un po' dei paradigmi in parte almeno, ma insomma comunque sotto la pressione di un nemico e con la sfida amico-nemico, da un po' di tempo, non tanto, soggetta a chissà quale evoluzioni. Sì, ho capito, però hai capito, rispetto a 8.000 anni e rispetto a tutto il mondo, brutalmente 5 milioni di persone rispetto a 6 miliardi, a 7 miliardi non sono niente, 8 anni rispetto a 8.000 anni non sono niente. E comunque va letto nel contesto, cioè io non credo che quello sia il paradigma che dimostri che senza Stato, senza questo, senza quell'altro si fa tanto, c'è l'ordine spontaneo, perché non è un ordine spontaneo, quelli si sono organizzati in un altro modo, ma che non è tanto diverso dallo Stato, cioè non... base al meccanismo valoriale, base a un meccanismo valoriale fortissimo, ma per carità, ma questo pure ma pure l'assemblea costituente italiana dietro c'aveva un meccanismo valoriale, capito? Ma non è così. Ma sai, i valori, ma poi come dire, i valori, sai, è una partita, i valori c'è sempre una lotta. Quindi non è che uno c'ha lì la bisaccia con i valori, li tira fuori e ci fa l'ordine, ma perché se fosse così sarebbe facile, sarebbe andata diversa la storia del mondo. Insomma, io come dire, sarei più prudente, più cauto, più realista, più analizzerei, poi non conosco bene, analizzerei di più il contesto, è una forma di, in fondo, di costituzionalismo sulla base di un'esperienza politica forte, guarda caso sotto pressione di un nemico, in cui si sono dati un'organizzazione e sono strutturati. Il fatto che l'abbiano fatto su parità di genere, a me piace tantissimo, però o anche con un forte impegno sociale, di diciamo
quello che noi chiamiamo stato sociale. Ottimo, però ecco, faccio fatica a dire, vabbè, allora quella è la cosa fatta, il modello è pronto, e poi sono 10.000 anni e 7 miliardi di persone che invece hanno sbagliato perché non hanno visto il Rojava. Cioè, poi francamente dal punto di vista teorico, francamente, se uno legge le cose di Ocalan, con tutto l'affetto... Cioè, ma io penso che è troppo poco. Quando, ma diciamo, quando fra 100 anni avranno creato il grande stato mondiale del Rojava, oppure la grande articolazione di mezzo mondo e il resto saranno i cattivi, temo che diventeranno parecchio cattivi pure loro. Tra l'altro, cioè, io poi diffido dei, per esempio, quello che sento dire, i cinesi sono pacifici, e io, ma no, perché diffido, perché dico, mo sono pacifici, poi vedremo. Cioè, non credo in queste, credo poco in quest'idea che se uno ce la porta, si porta nella sacchetta la ricetta, anche perché è un classico che uno si, anche in buona fede, più delle volte in buona fede uno vuole la grandezza di Hobbes. E che quello fa capire che in buona fede, la gente si scannava in buona fede, non perché erano cattivi, in buona fede, perché pensavano di essere portatori della vera verità, appunto, della vera interpretazione della verità, e che l'unico modo per fare ordine, per convivere, fosse definire, appoggiarla sulla verità, questa convivenza. Io invece penso che, insomma, meglio a volte fare un passo indietro, quindi diciamo, poi sono meno fiducioso, ecco. Poi, dopodiché, è l'esperienza interessante, però. Dante, il nombrato viso della vitalità del centro. È vero che c'è una difficoltà a pensare i soggetti. È anche vero che uno potrebbe dire, ma il nichilismo si lega alla questione del soggetto, della soggettività. Cioè, se il soggetto è il volontarismo, in Irti, per esempio, quella forma, siccome è una forma valida solo perché è posta da una volontà, prescindendo da come, perché, cioè come sì, nel senso secondo le procedure previste, ma sulla base di quali contenuti, questo è un tema non sondato, se ne occupano eventualmente altri, ma non è dirimente, no? Allora, se c'è questo cortocircuito, che secondo me è un riduzionismo, io l'ho contrastata questa lettura nichilistico-giuridica, no? Per cui, siccome c'è il diritto positivo, si fonda sulla volontà, allora è nichilista, punto. Ma insomma, non è automatico, non è necessariamente volontà di potenza, quel diritto fondato sulla volontà si è via via riempito di contenuti, che sono stati anche positivizzati anch'essi, il che non garantisce affatto, perché possono anche essere eliminati, o che comunque ci dice che sono, allora il tema decisivo è l'egemonia, sono frutto di una lotta egemonica, quei contenuti sono stati positivizzati in virtù di una lotta egemonica. No, quindi non va bene chi dice sono stati positivizzati, bene, è fatta, adesso facciamo il sistema assiomatico, ma non va bene neppure chi dice sono stati positivizzati, e che se ne importa, siccome l'ha fatta la volontà, la decisione costituente, non valgono niente. No, sono frutto di istanze, bisogni, conflitti anche, e comunque hanno garantito magari una forma di integrazione ben più soddisfacente, di inclusione democratica, per esempio. Quindi sono due estremi, no? Nichilismo giuridico o non so, matematizzazione del giuridico, cioè mi paiono forse poi speculari, ma un po' estremi. Cioè, da un lato c'è l'idea di ridurre la ragione a ragione giuridica e la ragione giuridica a ragione matematica, logica, diciamo. E dall'altra è l'idea che, vabbè, certo, la forma è, ma la forma non va demonizzata, il problema è di sapere che la forma comunque la producono e viene messa in atto attraverso delle soggettività. Sì, ma infatti questo è vero, se lei dice è l'errore di pensare l'autosufficienza della forma, sì, è vero, questo è vero sicuramente. Boh, spero più o meno di... Allora, il poter... Sì, il poter fare... Però io penso che il fare e il poter... Diciamo, il poter fare e poter far fare siano anche delle... siano connessi. Io non le contrapporrei così rigidamente, perché un potere... Poi in Germania, per esempio, allora, il poter fare la Macht, però poi, insomma...
non so così sicuro che noi seguiamo la linea della Macht e poi non ci abbiamo dei problemi, perché con tutti quelli che vogliono poter fare è facile che si finisca a scornarsi. E il poter far fare, cioè alla fin fine, insomma, la grandezza dei Gramsci ha capito che poi le persone vanno dirette, anche se hai l'obiettivo di far fare, cioè di, come diceva lui, mettere le stecche del busto in modo che poi ognuno, come dire, però c'hai sempre le stecche del busto, comunque c'è un tema della direzione, c'è la classe dirigente. Il fatto, per me, il fatto politico come distinzione governati-governanti è insuperabile, ve lo dico proprio. Ciò non significa che non si possa appunto fare. Allora, tanto la trascendenza egemonica, che vuol dire? Che i contropoteri, una volta che hanno successo, io un secondo dopo sono all'opposizione, perché si riapriranno altri conflitti. E in questo, cioè, nel senso, lo spirito oggettivo è inconciliato, è sempre conflittuale. Non mi spaventa. È ovvio che è chiaro che c'è una malia del potere. Il contropotere poi diventerà un potere. Non sono tutti uguali, alcuni sono stati migliori, hanno realizzato anche lunghe fasi di emancipazione sociale. Il trentennio glorioso è stato migliore di altri. Forma di potere, ma migliore di altri. Dopodiché, se dopo viene fuori il trentennio inglorioso, adesso ci vuole un contropotere. E poi, se mai si realizzasse un nuovo assetto, non è che sarà la perfezione, qualche cosa pagherai, qualcuno arriverà che ti porrà un problema oggi imprevedibile. È il motivo per cui l'idea, il diritto naturale non va bene, perché invece il diritto positivo di Bono c'è questo, che è positivo, è costruito, non è che è aperto, cioè non è che non è perfetto, no? Potremo, si fa una politica del diritto, si potrà utilizzarlo per fare altre cose. Quindi questo e da questo punto di vista c'è un problema grande. Se è vero che per generare, per fare anche un compromesso, per spostare i rapporti di forza, diciamo, per usare una parolaccia, per fare le riforme, occorre una grande energia politica, occorre, diciamo così, una trascendenza rivoluzionaria, occorre una fede rivoluzionaria, io di questo sono convinto. Naturalmente c'è si pone una grande questione, ovvero uno come fai a generarla, non è che la schiocchi le dita, perché c'è un orizzonte ideale, ideologico, di elaborazione, certo. Devi anche fare un po' paura, cioè poi serve anche a quello, i compromessi si fanno pure perché fai paura dal basso, non è che quindi. Ma c'è poi un'altra questione, cioè che tutti i tentativi di generare l'uomo nuovo, di tutte le fedi secolari emancipativo-rivoluzionarie sono anche incorse nel rischio, diciamo così, della politica assoluta, dell'autoreferenzialità del dominio. Anche qui è più complessa, non facciamo una cosa liquidatoria, ma insomma, i giacobini, la rivoluzione francese, lo so, però le costituzioni contemporanee, appunto, ieri Schmitt non ha capito, non ha voluto capire. Uno dei suoi grandi limiti, il costituzionalismo del secondo Novecento, non ha voluto vedere che lo Stato sociale di diritto, che tanto trattava perché era sporco, era opaco, era bolso, in realtà ha realizzato un grande compromesso. Ma forse perché il costituzionalismo c'era la liquidazione del chi? No, ma io sto parlando non del costituzionalismo come liquidazione del chi, sto parlando dello Stato democratico di diritto, basato sullo Stato sociale. Quella è una cosa in cui c'era un bel equilibrio fra corpi collettivi, partiti politici di massa, sindacati, intervento pubblico economia, obiettivo della piena occupazione, cioè cose politiche, il chi c'era anche. Lui non ha domesticato, proprio per evitare la guerra civile, c'avevi però dei regimi di massa integrati. Però questo aveva dei presupposti. Quindi lui, Schmitt, non l'ha voluto capire per rigetto, per i suoi presupposti anche ideologici e in ultima istanza forse persino legati a una certa declinazione del cattolicesimo politico. Però è quello che Alberto Predieri chiamava lo Stato osmotico, una formula che dice tutto, cioè l'osmosi società-Stato. È chiaro che lo Stato che è un po' invaso, perché Schmitt ci vedeva l'invasione dello Stato da parte della società, quindi di forze casinare, policrazia, federalismo e così via. E diciamo, qui è uno schifo, no? Poi sto Stato che si mette a fare tutto, fa i panettoni, ma che è sta roba? Esatto, quello che credevano i neoliberali,
Sì, infatti, infatti. E io invece penso che quella trentennio sia da difendere alla grande, e quello Stato così, io ci metto la firma sotto, va bene quello. Piccolo problema però, è sulla cosa c'aveva ragione, che quell'assetto aveva tanti presupposti. Cioè ci siamo reso conto poi che presupponeva moltissimo in termini di assetto internazionale, era il risultato di una guerra mondiale costituente che aveva definito un nuovo quadro, e il mondo era diviso in due, e la sfida che rappresentava quell'alternativa eretica era decisiva anche nel fare paura, nel obbligare a trovare soluzioni diverse, diciamo così. E poi anche proprio dal punto di vista dello sviluppo del capitalismo internazionale, tante cose e scelte anche, c'era Bretton Woods. Allora, niente è naturale, la naturalizzazione è neoliberale, è un inganno. Bretton Woods è stato fatto saltare dagli americani perché a un certo punto stavano alla rincorsa per guadagnarsi altri 50 anni, 70 anni, 100 forse, di primato. Oh, ci sono i libri di David Harvey, di Arrighi, cioè insomma, diciamo, è una scelta politica, non è che è accaduto l'evento meteorologico della fine di Bretton Woods, no, è stata una scelta precisa degli Stati Uniti d'America, per ragioni politico-economiche. E quindi i fattori geopolitici, geoeconomici, geostrategici contano. Non basta dire vietiamolo, oppure sarebbe meglio che, ma non è così, perché poi gli attori in gioco, il peso che hanno conta, e se vuoi limitarlo sto peso ti devi immaginare dei contropesi, delle alternative, dei contropoteri, delle lotte che condizionano. Si è chiusa, diciamo che attualmente un pezzo fondamentale della Costituzione italiana, e non solo, è disattivata, e diciamo che non se la passa proprio bene il costituzionale, ora oggettivamente, il che non significa che per me non è importante, però è un dato oggettivo che non siamo nel momento della massima effettività del costituzionalismo democratico. Ecco, mi pare che siamo di fronte a una crisi strutturale per il venir meno dei presupposti su quel, perché poi ci sono mortatianamente, esistono dei presupposti sia delle forze ma anche proprio dei presupposti storico-contestuali, politici, cioè, allora questa cosa, come dire, mi porta a dire che poi bisogna stare attentini a demolirli i presupposti, perché una volta che li hai demoliti ti rivengono fuori le cose che Schmitt ha descritto, questo è il punto, e per rigenerarli o generarli di nuovi hai bisogno di un'erogazione, non è a tavolino, hai bisogno di un'erogazione poderosa, ideale, politica, energetica, dite come vi pare, e a naso purtroppo queste cose accadono di solito dopo eventi o in presenza di eventi, accadono di fronte a catastrofi. Allora io penso che bisogna fare di tutto per evitarlo, e che quindi bisognerebbe generare una trascendenza interna. Dovremmo essere in grado noi dovremmo trovare la via per generare una nuova eccedenza, e senza aspettare la catastrofe, perché francamente se aspettiamo la catastrofe... Qualcuno ieri diceva anche giustamente che per esempio è interessante, i temi ecologici hanno uno sfondo anche teologico, anche religioso, no? Sì, però devi trovare la maniera di farlo nel contesto istituzionale reale, non nell'ipotetica astronave, e politicizzandoli, perché altrimenti sono delle cose un po' così che secondo me vengono facilmente catturate dal disordine esistente, diciamo così. Grazie mille.